Lui allora manco ce lo corre. Allora, benvenuti alla TV del Cervaro, da non mandare un teso lontano. Io sono, questo momento mi trovo in Giamaica da un amico. Siamo io e mia moglie, Orviana sta dentro, io sto fuori. Oggi piove un po', ma volevo fare un po' di salute a tutti i paesani montacutesi e non montacutesi. Se dobbiamo ringraziare di nuovo sto vaglione qua, Michelucci, che ci face tante belle cose a tutti i montacutesi. Stanno un po' lontano oggi, piove, però vi faccio vedere dove mi trovo. Qua siamo in piscina, siamo circa a 500-600 metri sul livello del mare e stiamo bene con le palme. Se guardate in fondo si vede il mare. E come ho mandato, là si bacia sta cerevare, ok? Stiamo bene. Allora io voglio salutare tutti quanti, prima di tutto a Lucina che ti ho mandato, Marcello e Michele, sta macchinetta facendo anzi dritto, ma viene a tremare la mano, abbiamo già avviato a fare vicchiariello. Allora questo è. Più in là ci sentiamo una volta. Lo saluto, lo faccio tanti abbracci. Stiamo attenti con questa corona, loco, perché l'unica corona che voglio è quella in la bottiglia. Stiamo buoni, lo voglio bene assai. Da lontano, lontano. Stiamo buoni. Ciao, ciao. Un bacione a tutti i montautesi, vicini e lontani. Vi accompagno piano piano, vi faccio vedere dove mi trovo. Beh, pure che giove, però è pure bello, pure quando giove, eh? Bel colore qua, colore tropicale, piante di banana là sotto. Noi siamo a questo balcone qua, che si vede qua in lontananza, luogo vicino, a fianco alla piscina. Vedi. Grazie a Dio. Quando ho avuto mia, come mi manca. Buonasera a tutti da Michele Pilla e ben ritrovati a Cervaro TV, una web TV della Valle del Cervaro, powered by montacuto.com. Questa sera la trasmissione cambia denominazione, si chiamerà da oggi in poi Cervaro Live TV, perché appunto stiamo creando un network, stiamo cercando di fare squadra, stiamo cercando di lavorare tutti quanti insieme, come direbbe un carissimo amico di Modena, e 21:32 del 24 febbraio 2020 in rigorosissima diretta dallo studio centrale. Stasera tantissimi collegamenti, tante notizie, a cominciare proprio da una cosa che
Qualcuno fa discutere un po', qualcuno fa riflettere, ma potrebbe soprattutto aiutare. Noi questa sera cercheremo di raccontare e di dare un po' di fatti. Prima di iniziare, però, chiedo scusa per la tossina, io voglio salutare tutti voi che siete in collegamento e siete già tantissimissimi. Io provo a dare un'occhiata al volo a quante persone siete in questo momento in collegamento con noi su montaguto.com, su cervarotv.it. Vediamo un po', c'è Max Capano che devo salutare subito, che scrive e allora fatemi vedere un po' perché sì, no, io non ho il polso in realtà della situazione. Ecco, vi vedo che ci siete Elena Del Monte, Pino Macchia, Mirka Roncoloni, Barbara Fago, Miriam Garofalo, ciao Miriam, Maria Giovanna Garofalo, Pino Macchia, sì, l'ho salutato. Poi ancora, vediamo un po'. No, non vi vedo, cioè, vedo che ci siete. Poi mi arrivano un sacco di messaggi in questo momento, ma andremo pian piano. Devo salutare e ringraziare la mia amica Barbara Ciarcia, collega e amica Barbara Ciarcia, per il bel collegamento che abbiamo realizzato, la registrazione che abbiamo realizzato con il preside Franco di Cecilia in merito a una bella notizia di cui parleremo però di qui a breve. Adesso subito spazio a una notizia che vi abbiamo raccontato. Ecco, ci saluta Pino Macchia, ci saluta anche Elena Del Monte, dice ben ritrovato. Io saluto Max Capano insieme a Samantha Berardino e a tutti gli amici di Sant'Agata di Puglia, con i quali, tra l'altro, inizieremo, e questa sera la do come notizia, il primo TG in dialetti, ovvero un TG in dialetti interregionale, quindi dialetti di vari comuni, e internazionale, con l'ausilio delle Americhe e dell'America e Sud America per adesso. Avete visto, io saluto ovviamente con tutto il cuore l'amico Minguccio Lucor che sta alla Giamaica. Saluto l'altro canadese, Montagu canadese lontano, Vecenza, Siniscalco. E direi di cominciare subito con il primo collegamento della serata, in attesa insomma di vedervi che scriviate appunto sui nostri social che vedete, montaguto.com e quant'altro. Andiamo subito a fare il primo collegamento di questa sera con un amico di montaguto.com, con la persona che abbiamo con cui abbiamo interagito. Allora, andiamo subito a mostrarvi il sito, prima di tutto. Pronto? È pronto? Buonasera, Maurizio? Sì, ciao. Ciao Maurizio, buonasera, siamo in diretta su Cervaro TV, sono Michele Pilla, buonasera. Ciao Michele, Ciao, buonasera a ciao. te. Ciao, siamo in collegamento amici con Maurizio Berti che vi mostro subito è il fondatore del sito caseauneuro.it. Intanto benvenuto Maurizio e grazie mille per questo collegamento. Grazie a te per avermi invitato. Allora, noi abbiamo avuto anche modo di interagire nei giorni scorsi perché abbiamo ripreso un po' quello che era un nostro vecchio pallino di cui tu spieghi molto bene su questo sito Case a un euro. Ecco, i nostri amici telespettatori lo stanno vedendo in questo momento proprio in real time sullo schermo e mostra appunto, diciamo, un po' tutto ciò che c'è da sapere su questa iniziativa. Maurizio, correggimi se sbaglio, tutto iniziò nel 2010, giusto? Sì, tutto iniziò circa 10 anni fa, 10 anni fa, quando il professor Vittorio Sgarbi era sindaco di Salemi e aveva tra gli altri come assessore Oliviero Toscani, il fotografo Oliviero Toscani. E proprio da Toscani nasce l'idea di cedere a un prezzo simbolico le case del centro storico che erano abbandonate e deteriorate. Cederle ovviamente a chi l'avrebbe poi ristrutturata e chi fosse andato a vivere Sì. appunto a Salemi. Quindi Vedo che ecco. stai facendo Sì. scorrere le immagini, sì. Sì, infatti stiamo facendo anche un po' di rassegna perché tante cose sono state scritte. Noi questa sera mostreremo anche dei documenti che ci hai fornito, delle slide, per avere Sì. un po' il polso, perché poi, ecco, questa cosa fa discutere, come dicevamo, abbiamo avuto alcuni commenti, però noi, ecco, stasera facciamo vedere tu. Insomma, mi hai dato dei dati e poi è chiaro che ognuno, dicevamo anche a microfoni spenti, ognuno poi ha il suo, come dire, il suo caso, ogni comune ha la sua situazione. Però ecco, noi partiamo
Questa sera cerchiamo di fare un po' di luce. Che cos'è, cioè, come funziona questo meccanismo delle case a un euro? Proprio in parole povere, Maurizio. E come funziona Casa un Euro? Sostanzialmente i comuni che hanno case appunto abbandonate, per risolvere il problema dell'abbandono, per risolvere il problema dello svuotamento di questi comuni, in qualche modo organizzano con i proprietari delle case la promozione della vendita a un euro delle case dismesse, delle case abbandonate. Sì. In effetti è una vendita tra privati dove il comune funge da garante. Questa è la sostanza. I privati le cedono perché non sono più interessati ad avere, a tenere quelle case, perché la casa in qualsiasi caso, anche se non viene vissuta, è un costo, e il comune ha necessità che comunque la casa non sia un pericolo per la pubblica incolumità o che abbia in qualche modo i requisiti di sicurezza e di salubrità necessari. Questo è il cuore di Casa Onero, in sostanza è questo. Perciò chi è fosse interessato e chi è interessato poi prende i contatti col comune, vanno a visionare le case, danno il loro assenso a comprarle. Abitualmente il comune richiede una garanzia, una fideiussione intorno ai 3.000-5.000 euro, una fideiussione che garantisce che i lavori poi vengano fatti, vengano portati a termine, e chiede anche un progetto esecutivo col quale tutto sommato chi compra casa dichiara che cosa andrà a fare. E da lì, una volta che il comune accetta, diciamo, la proposta, si iniziano i lavori, si ristrutturano le case e la gente va ad abitare, inizia una nuova vita. Allora, Maurizio, questa cosa ha sicuramente fatto molto scalpore mediatico. Anche all'estero, noi lo abbiamo visto la settimana scorsa parlando di un comune irpino, Bisaccia, che era finito sulla CNN, ma non solo, ci sono, come stiamo mostrando, altri siti, per esempio c'è Forbes che ne parla, e tra diciamo, i paesi, tra virgolette, interessati mediaticamente c'è il Canada e il Cile. Tu mi avevi dato qualche, insomma, Sì. dato di persone che si erano interessati, giornalisti che avevano seguito la cosa, quindi sicuramente questa cosa fa parlare di sé e chiaramente fa parlare anche i comuni interessati. Quali sono i vantaggi di case a un euro? I vantaggi per i comuni, intendi dire? Sì, esatto, sì. Beh, sicuramente si va alla scoperta di un'Italia che l'Italia è meno conosciuta. È facile per gli stranieri parlare di Roma o Venezia o Milano, Napoli, Palermo. E è molto più difficile invece tutti quei paesi che sono in Appennino, sulle Alpi, sugli Ebro, cioè quei paesi di montagna o di collina che sono meno conosciuti ma che hanno ugualmente delle tradizioni, degli usi, dei costumi, dei prodotti tipici che sono appunto che li caratterizzano. In questo, con Casa un Euro, con questo sviluppo mediatico, all'estero è arrivata un'Italia di cui avevano sentito parlare, che avevano magari visto in qualche film neorealista, ed oggi hanno addirittura la possibilità dall'estero di comprare case in questi luoghi, in questa Italia, come dire, meno conosciuta, ma che mantiene quella tradizione, quella genuinità che nelle grandi città non trovi più. Ovviamente c'è, ecco, dovremmo dare anche probabilmente qualche numero, no, per far capire un po' il fenomeno. Sì. Noi avevamo parlato di un caso in particolare, caro Maurizio, che risponde a quello del comune di Mussomeli, che stiamo vedendo, ecco, proprio in questo momento, che è in Sicilia. Sì, Mussomeli è in Sicilia, è un paese che oggi ha circa 10.000 abitanti, prima della Seconda Guerra Mondiale aveva quattro volte tanto, e ha circa ancora 400 case da vendere e ne ha vendute 120 più o meno.
Le slide che hai mostrato in precedenza sono una presentazione che l'assessore all'urbanistica Totti Nigrelli mi ha passato qualche tempo fa, e in sostanza dicono che cosa? Che queste 111 vendite effettuate hanno portato questi dati che vedi e che vengono riassunti più o meno in 7 milioni di euro di fatturato in 2 anni. Che è una cifra molto importante per un paese che ha circa 10.000 abitanti. Il grosso di questi 7 milioni di euro di stima, di fatturato previsto, va ovviamente alle imprese che vanno a ristrutturare le case, ma c'è tutto un indotto che sono i notai, i tecnici, perciò gli studi di architettura, di ingegneria, ma anche gli alberghi e i ristoranti. Ovviamente c'è stato anche questo lancio mediatico che ha portato tanta gente a visitare Musumeli, sia per le case ma poi anche per altre ragioni, ovviamente. Okay. Quindi comunque una pubblicità al paese, sicuramente, al paese in questione, appunto. Sì. Assolutamente sì, una pubblicità al paese e una pubblicità a tutti questi paesi minori. Ecco, la diapositiva che è passata un attimo fa era quella del fotografo canadese Serge Pesker, che ho accompagnato a fare delle foto, eccolo qua, nella zona dell'Anconitano un paio d'anni fa, nel 2017, con lui è ritornato poi a fare altre foto e con queste foto ha partecipato a un'esposizione fotografica a Toronto di paesi italiani dell'entroterra. Si è così innamorato dell'Italia che si è comprato casa e all'inizio di marzo verrà a vivere stabilmente nella sua nuova casa in Umbria. Ah, perfetto, ecco, quindi... Con moglie, con le figlie che frequenteranno l'Università per gli Stranieri di Perugia, come dire, sulla via di Damasco si è innamorato dell'Italia, sì. Ecco, quindi diciamo che qualcosina, ecco, casa a un euro ha dato sicuramente all'Umbria, ecco, appunto porterà un visitatore in più, un visitatore dal Canada con la famiglia, quindi una serie di indotti, una serie, diciamo, di vantaggi, appunto, aumento della popolazione, anche se in numero ovviamente molto piccolo, 3-4 persone, quanti sono? Questi sono 4 persone, ma in altri casi, come ad esempio in Sardegna, ci sono dei gruppi che si sono stabiliti, che sono arrivati, sono stabiliti, sono stabilmente abitanti dei paesi dove hanno comprato casa, hanno trasportato le loro attività, come a Nulvi o a Lollai, per esempio. Lollai, ad esempio, è un paese del Sardo, che è stato popolato da olandesi, è stato realizzato anche un reality show nel primo canale della TV olandese, 30 puntate, dove la TV ha seguito i lavori di ricostruzione, cioè tutto il processo dall'acquisizione alla ristrutturazione al completamento della casa di 5 famiglie olandesi che avevano acquistato casa. Perciò anche questo ha portato una risonanza importante. Sì. Lo stiamo vedendo tra l'altro anche sul sito Case a un Euro, nella sezione stampa ci sono tante notizie che vengono appunto un po' da tutto il mondo, per cui ecco, sono qui, sono sul sito caseauneuro.it. Maurizio, grande... No, io volevo chiederti, ci sono però anche degli svantaggi in proposito? Cioè, non so, poi è diciamo la situazione cambia a seconda delle amministrazioni comunali, perché ti dicevo, non questa sera, la settimana prossima ospiteremo un gruppo da Zungoli che ci racconterà ovviamente la loro situazione, e ovviamente mi dicevano, ne avevo parlato con te poi, dicevano che lì c'erano stati dei problemi. Tu hai sentito di situazioni, come dire, problematiche oppure no? Francamente no, nel senso che non conosco la situazione problematica di Zungoli, so che il comune di Zungoli ha venduto un primo lotto di case, un secondo lotto, sta preparando un terzo lotto di case, non so a quali problemi ti riferisci,
abitualmente molti contestano il fatto che poi le case non costano un euro, e questo è vero. Okay. Ovviamente le case costano un euro, poi ci sono tutti i costi aggiuntivi, che sì, sono i costi di notaio, i costi di progettazione, le tasse, i costi di ristrutturazione che vanno aggiunti a questo, però penso, non è pensabile ovviamente di comprare una casa a un euro che sia già pronta da vivere. Sì. Una casa che puoi trasformare in una casa vivibile. Okay. È diverso. Ok, ok, ok. Poi ovviamente è chiaro, ci sono i costi, lo dicevamo appunto, di ristrutturazione. Una cosa importante, non c'è obbligo di risiedere poi nel comune, questa era una domanda che mi era stata fatta, e qualcuno, ecco, mi ha detto sì, però se uno poi non ci va a vivere, a che serve? Ecco, proprio in chiusura vogliamo rispondere anche a questa domanda, nel senso, anche se una persona acquista casa e non ci va a vivere, comunque dei vantaggi in generale li portano, stesso il fatto che si ristruttura un'abitazione che altrimenti sarebbe fatiscente e inutilizzabile. Quello che io dico io è che noi siamo capaci di vendere dei mattoni rotti, perché una casa di roccato da ristrutturare è sostanzialmente sono dei mattoni rotti, sì, a persone, soprattutto stranieri, che amano l'Italia, che sono pronte ad investire 50-60 mila euro su quella casa. Perciò già, sì, questo è un vantaggio. Ci vengono a vivere perché la richiesta nasce sicuramente da persone che hanno la possibilità di comprare casa e anche di fare le vacanze anche in un periodo piuttosto lungo. E molti sono pensionati o persone, sì, che stanno andando in pensione, perciò si trasferiscono una volta in pensione in Italia a finire, come dire, a continuare la loro vita. Molte persone che scrivono al mio sito sono emigranti, sì, di prima, seconda o anche di terza generazione, che hanno desiderio di ritornare in patria. Perciò sono persone che vogliono venire a vivere in modo continuativo in Italia. Ma anche chi compra casa solo per vivere le vacanze e poi la lascia disponibile nel periodo dell'anno nel quale non è in Italia, perché venga affittata, perché diventi un B&B. Perciò crea in questo modo business e comunque crea la possibilità di accoglienza in luoghi che questa accoglienza non ne aveva. Perfetto, perfetto, perfetto. Maurizio, io credo che siamo stati, come dire, abbiamo toccato un po' tutto, ovviamente abbiamo toccato quello che era possibile toccare, nel senso che in un collegamento televisivo è difficile poter parlare veramente di tutto. Ovviamente noi rimandiamo, e lo mostro ancora una volta, al sito caseauneuro.it, dove ci sono sicuramente tutte le informazioni di cui avete bisogno, e poi c'è la sezione contatti, no Maurizio, dove è possibile eventualmente... So che ricevi tonnellate di posta ogni giorno, però insomma fornite anche assistenza un po' alle richieste, alle domande più frequenti, perché comunque è un argomento che ancora si conosce poco in effetti, e che ancora i comuni in realtà conoscono, questo lo aggiungo io, forse a volte anche volontariamente poco, per non andare incontro a impegni eccessivi, questo ripeto lo aggiungo io. No, in effetti c'è questo, è difficile per un piccolo comune gestire poi tante email che arrivano in tutte le lingue del mondo, arrivano a centinaia, sì, soprattutto quando viene fatta una campagna di comunicazione che va verso l'estero. E sì, abbiamo detto tante cose, ovviamente tante altre cose ci sono ancora da dire su questo progetto. E io ovviamente rimango disponibile quando vuoi... Okay. Collegarti, ne riparliamo, ricevo sicuramente tante email, ma rispondo volentieri a tutti, perché poi a me questo, prima che essere un lavoro, è una passione, e perciò lo faccio con grandissimo piacere. E allora, io in chiusura voglio ringraziare e salutare Maurizio Berti, fondatore del portale Casa a un Euro, che ci ha illustrato un po' la situazione in merito. Grazie mille Maurizio. Grazie Michele, a presto. A prestissimo e buona serata, grazie ancora. Grazie. Grazie, ciao.
Allora, primo collegamento effettuato questa sera. Avevamo promesso di parlare di Casa Neuro. Per completezza di informazione, io voglio mostrarvi una cosa. Intanto devo fare dei saluti, scusatemi, Giuliana Sauchelli, Raffaele Iagulli, Elisio D'Alessandro. Devo salutare Carmelo Barberio, Fabrizio Laccitello, Mimmo Schiavone, Nunzia Spinelli, Dariano Irpino, papà, ciao papà, Antonio Pilla, Luigina Giraldo, Annalisa Bozza, Pino Meola, che tra un po' sentiremo, Rosa Carchia, Rocco Gesualdi, ciao grande Rocco, sentiamoci, Michele Tollis, Mambuccio Lucor, dalla Giamaica, Luciano Anzivino, Antonietta De Bonis, Maria Carrescia, che ci saluta, Elisio Alessandro, Raffaele Iagulli, Angelo Savella, Antonietta Del Sonno, Giuseppe Grilli, Christopher Nunno, hi Christopher, how are you? Angelo D'Urso, l'amico, il mitico Angelo D'Urso, l'occhio fotografico, e Masto Franco Formato. Poi c'è anche Lubaron, Michele Anzivino, Mirka Roncoroni, Claudia Schiavone, Flavia Squarcio, Antonio Volpe, Giuseppe Perrina. Tanti saluti, cari amici. Scusate se non riesco a rispondere a tutti, ma chiaramente, insomma, essendo in diretta, potete scriverci al numero, come dire, WhatsApp che vedete in sovraimpressione in basso nella barra grigia, insieme a tutti i nostri contatti. C'è anche, ecco, c'è Elisio, c'è Giuliana. Perfetto, bene, bene, bene. Adesso andiamo avanti perché devo chiamare assolutamente un'amica. Abbiamo raccontato questo discorso Casa Nero. Come vi dicevo, però, c'era un post che vi voglio mostrare, di cui parleremo però la settimana prossima. Io ve lo mostro per completezza di informazione perché è interessante capire anche ovviamente i contraddittori. Io ringrazio ancora una volta Maurizio Berti e sicuramente vi invito a leggere il blog, il sito casauneuro.it e di spulciarlo. C'è la pagina Facebook del gruppo di opposizione Zungoli Cambia, che racconta tra virgolette la favola delle case a un euro, e in questo gruppo che trovate, Zungoli Cambia, la pagina Facebook è molto semplice, si racconta un po' di situazioni negative per quanto attiene a appunto Zungoli. Io non leggo ovviamente in diretta il post, però vi invito a farlo. E la settimana prossima, e io ovviamente ringrazio il gruppo Zungoli Cambia, intervisteremo Raffaele Filomena, che è consigliere di opposizione di Zungoli, che ci racconterà un po' qual è il problema, quali sono i problemi invece relativi a Zungoli. Adesso però, dunque, adesso facciamo un altro collegamento, se mi date solo un attimo, con un'amica che vive a Foggia. Datemi solo un attimo perché provvedo a contattarla. La disturbo durante, e lo dico, l'amica geniale, tra l'altro un prodotto di altissimo livello, ma la disturbiamo perché dobbiamo parlare con lei. Quindi, come si dice a Montacuto, agedit, e andiamo subito da Maria Staffieri. Vediamo un po' se ci risponde prima di tutto. Ci risponderà mai? Lo speriamo, ovviamente. Il disturbatore 55 in diretta sul Cervello TV, Maria Staffieri. Buonasera, Maria. Buonasera. Spero di aver preso la pubblicità dell'amica geniale, o no? E non lo sapevo, non stavo guardando, quindi non lo so, ma sono contento. Ciao, cara, tutto Ciao. bene? Tutto bene, grazie. E Ho allora, appena finito di lavorare e sappiamo adesso volevo tutto. sapevo Sappiamo tutto, tutto. Maria, Va sappiamo che sei bene. impegnatissima. Sì, molto. Allora, io intanto ti voglio salutare da Montagutese a Montagutese, quindi ci salutiamo Bravo. intanto per la consanguinità. Poi Bene. dobbiamo parlare, Maria, di una cosa che ti riguarda. Tu, regista teatrale, ecco, ti presento anche ai pochi che non ti conoscono, magari fuori dai nostri confini. Troppo buono. Mitica regista teatrale, e la quale è impegnata in questo periodo in alcune prove di una locandina che vi farò, cioè le prove di uno spettacolo di cui la locandina che vi mostro a breve. Maria, ci racconti un po' di che si tratta? Allora, lo spettacolo innanzitutto si tiene il 19 marzo al Teatro Giordano di Foggia. È un Fate largo ai sognatori. È un verso di una poesia di Gianni Rodari che si chiama Sulla Luna. Ci piaceva tanto questo verso, per cui abbiamo pensato di creare, costruire un lavoro tutto sul sogno. E quindi i sognatori, siamo tutti sognatori. I sognatori
sogni sono desideri, diceva Walt Disney, sono visioni, sono utopie, ma gli ingenui tante volte sono raggirati dai furbi e dai mercanti. La poesia, l'arte, la musica, la danza ci aiutano a rimanere tali, cioè sogni. La terra dei sogni, qual è l'argomento del nostro spettacolo? Sogni degli emigranti, quelli che vedevano la favola in America, sì, la vita migliore, la ricchezza, la possibilità di sistemare le famiglie, gli emigranti del primo Novecento ed anche i migranti di oggi, i giorni nostri, che sperano di trovare sempre nell'altra parte, dopo aver attraversato il mare, la vita migliore. Quindi i sogni, le lacrime, la nostalgia, le stesse speranze sono uguali dei nostri emigranti del Novecento e dei nostri immigrati di oggi. I sogni sono importanti, guai non avere il sogno nel cassetto. E la vita sarebbe arida, vuota. C'è un grande sogno d'amore nel mio spettacolo, un amore a volte che ha una bella, felice conclusione, invece altre volte è un amore violato, strappato, infranto. E poi si sa, c'è il grande sogno sempre della vincita al lotto ed Edoardo è il nostro maestro. Quindi ci sarà un flash di Non ti pago che parla proprio della vincita al lotto e poi c'è un flash di quello spettacolo di De Crescenzo sulle vettine che andavano a giocare. Quindi la parte comica dello spettacolo è il sogno della vincita all'otto. Tutto questo con grandi attori, ma grandi, diciamo, io li ritengo grandi perché è gente che sacrifica molta parte del proprio tempo, sottraendo alla famiglia, sottraendo a volte anche al lavoro, per poter coltivare il sogno, quello di stare sul palcoscenico. Ti ho detto tutto? Sei stata, come dire, proprio certosinissima e ovviamente noi abbiamo visto la locandina, ribadiamo data e ora, giovedì 19 marzo alle 20.30 al Teatro Umberto Giordano di Foggia. Abbiamo il piacere questa volta, Michele, questa cosa in anteprima, di avere un pianista di eccezione che si chiama Carmine Padula. Carmine Padula è di Apicena e ha soli 19 anni, è stato già il compositore della colonna sonora della fiction Ognuno è perfetto ed è adesso un allievo di Morricone. Ennio Morricone l'ha voluto nella sua orchestra. Carmine Padula, tramite Manisa, gli fu presentato 2 anni fa quando era ancora uno studente del conservatorio. Sì. E mi disse: signora, ho sentito sempre tanto parlare di lei, qualche volta mi chiama per uno spettacolo. E io dissi: molto volentieri. Nel frattempo sono passati 2 anni, lui è arrivato alle stelle perché adesso ha portato il concerto a Foggia di Ognuno è perfetto con Edoardo Leo, il protagonista, bambino, il ragazzo Down, la Cristiana Capotondi, e quindi ha fatto un concertone al Giordano suonando tutta la colonna sonora di Ognuno è perfetto. Aveva già stretto il contratto con me e quindi quando gli ho detto io devo fare un lavoro sui sogni, lui mi ha detto: Maria, domani mattina avrai la musica. Di notte ha composto la musica del mio spettacolo e me l'ha mandata il giorno dopo. Fantastico, Maria. Sì, guarda, è un ragazzo eccezionale. E qui avremo Jasko Lucci che ci canta Ti vedremo dalla Butterfly col timono e creando quell'atmosfera orientale che veramente ci fa entrare nel mondo del sogno. Ovviamente salutiamo Jasko e poi chissà che non riusciremo nei prossimi giorni a fare una piccola incursione durante le prove, magari settimana prossima, se ti va, ci mandi, magari questa settimana ci giri qualche video e ce lo mandi di stramacchio, come si suol dire, così lo mostriamo in diretta. Stiamo lavorando intensamente perché crediamo molto in questo spettacolo. Quando ci accorgiamo che lo specchio
praticamente della vita di tutti. Guai non avere i sogni, guai non avere i desideri. Veramente la vita sarebbe un bosco arido, arso, incendiato. E invece con i sogni il nostro è un bosco come quello di Montacuto, bellissimo e Bene, gigantesco. gigantesco, bello, Benissimo. bello, bello. Mary, io oltre a ringraziarti ti lascio di nuovo tornare a guardare la TV, però ti voglio chiedere un saluto e ovviamente un invito a tutti i nostri telespettatori a venire al Teatro Giordano appunto il 19 marzo prossimo. 9 marzo 20:30, fate largo ai sognatori con Mario Staffieri e tanti, tanti altri bellissimi attori. Benissimo. Venite numerosi. Allora, lo avete avuto direttamente dalla regista l'invito, non potete mancare. Maria, Non grazie mancate, vi aspettiamo mille. e vi Esatto. abbracciamo veramente di E allora, cuore. Un abbraccione a grazie te, Michele, perché sei tanto caro e poi sei di Montaguto, basta quello. che non è poco. Grazie mille a Maria Staffieri, regista teatrale. Ciao Mary, grazie. Ciao Michele, ciao, ciao a tutti, ciao. E allora, tanti cari saluti a Maria Staffieri e il livello, insomma, è sempre altissimo, cari amici. Io ve lo consiglio perché Maria veramente sa quello che fa e soprattutto fa quello che sa fare. E saluto ovviamente anche Jaco Fuji che magari proveremo a sentire nei prossimi giorni. Nel frattempo, adesso io devo mostrarvi una cosa molto bella perché è in uscita il nuovissimo numero, ve lo mostro in anteprima, di XD Magazine, il magazine a vocazione territoriale, diretto dalla mitica Barbara Ciarcia. Vedete la nuovissima e spettacolare grafica? Questa è la primissima pagina, e poi c'è la pagina interna di editoriale della direttricissima Barbara. E vi consiglio ovviamente di prendere una copia. Ovviamente xdmagazine.it è il sito ufficiale, anzi, ve lo mostro. E poi, insomma, devo mostrarvi un'intervista molto importante che abbiamo realizzato proprio questo pomeriggio, poco tempo fa, al mitico prof Franco Di Cecilia, il dirigente scolastico dell'istituto Pascoli di insomma, Frigento, Sturno, Gesualdo e Villa Maina. Li ho detti tutti e quattro correttamente nell'intervista. Purtroppo ho dimenticato Gesualdo. Io mi scuso con gli amici di Gesualdo, a cui mando un grande abbraccio. Problemi miei di memoria. Questo è il sito XD Magazine, come vedete in sovraimpressione. Eccolo qui: xdmagazine.it. Trovate tutti i riferimenti. Adesso ce ne andiamo a vedere questa bella intervista e ci vediamo fra pochissimo, sempre qui in rigorosa diretta su Cervaro TV. Amici di Cervaro TV, siamo in collegamento con Franco Di Cecilia, dirigente dell'Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli, Frigento Sturno, ma anche mi dicevi Franco Villa Maina E e Gesualdo. Gesualdo, un istituto comprensivo che è, ecco, dicevamo a microfoni spenti, tra i più grandi, no, dell'Irpinia, sicuramente il più grande della zona. Esattamente, sì. Allora, intanto benvenuto ai nostri microfoni, è veramente un piacere e un onore poter parlare con te in collegamento video qui su Cervaro TV. Allora, parliamo di diamo una notizia che è stata battuta un po' da tutti i giornali irpini e che ovviamente ha incuriosito tanto tanto anche noi. E la vediamo perché nel tuo istituto comprensivo, ecco, studenti reporter per passione, nasce il blog Frequentum No Limits. Di che cosa si tratta esattamente, Franco? E sarebbe un blog dedicato al nostro territorio, in cui lo presentiamo, lo valorizziamo, lo facciamo conoscere, in modo tale che da un lato, da un punto di vista educativo, radichiamo sempre più la nostra scuola sul territorio che la esprime e quindi facciamo un'operazione anche di marketing territoriale perché questo territorio lo promuoviamo, lo facciamo conoscere e lo valorizziamo all'esterno. E i ragazzi quindi lo imparano a conoscere e capiscono anche la fortuna di essere nati e vissuti in un territorio ameno dove sopravvive ancora una cultura fatta di ideali, di valori, la nostra classe cultura cattolico-contadina.
una cultura che si abbevera ancora a quelle tradizioni che noi cerchiamo di far rivivere anche grazie a questo blog. Una cosa molto bella è che stiamo vedendo proprio in questo momento in rassegna stampa, appunto con 8 pagine, e appunto adesso ecco The One, una foto di gruppo con, permettimi di salutarla, Barbara Ciarcia, collega che appunto ci ha messo tra l'altro anche in contatto, la ringrazio ovviamente come sempre molto precisa, e ecco, nell'articolo, poi nel comunicato, si specifica che il laboratorio di giornalismo coordinato dalla professoressa Alfonsina Cardinale Ciccotti, affidata a docente esperta in settore Barbara Ciarcia Erminio Cipriano, ovviamente con il tuo placet, Franco, un placet molto importante, perché mira sostanzialmente, ecco, a valorizzare i ragazzi, a dare anche un impulso, no? Chissà, magari si sviluppano nuove passioni, passione verso il giornalismo, verso la scrittura, ma anche poi il territorio che potrebbe fruire, ecco, di nuove professionalità. La scuola buona è quella che sa valorizzare i propri talenti. Noi abbiamo avuto la fortuna quest'anno, per il secondo anno consecutivo, di avere in organico due giornalisti che, oltre ad essere degli ottimi docenti che insegnano nello stesso plesso, quello della scuola primaria di Sturno, sono dei giornalisti professionisti con anni di esperienza alle spalle. Tra l'altro dotati di un entusiasmo coinvolgente, Barbara è un uragano, è dotata di un entusiasmo e di una volontà che coinvolge tutti. Erminio è serio, è competente, tra l'altro essendo frigentino è un conoscitore del territorio, nonché un buon valorizzatore. La professoressa Cardinale Ciccotti è una insegnante esperta, è la coordinatrice del gruppo. Abbiamo inteso rivolgere proprio alla classe di cui è coordinatrice questo primo progetto, ma con l'obiettivo di estenderlo negli anni successivi anche ad altri alunni. Cresciamo giornalisti e nel crescerli esportiamo l'immagine migliore della nostra scuola, del nostro territorio. La nostra è una scuola molto grande, tra le più grandi di Irpinia, perché è dotata di 17 plessi, 84 classi, 160 docenti, quasi 40 tra collaboratori ed amministrativi. Abbiamo oltre 850 alunni, è una realtà grossa, che è anche di difficile gestione, ma che dà soddisfazione nel momento in cui riusciamo a preparare questi giovani e riusciamo a preparare attraverso il giornalismo, promuovendo in loro una riflessione sui temi più importanti dell'attualità, l'ambiente, il contrasto alle devianze sociali, prima tra tutti il bullismo e il cyberbullismo, molto presenti oggi nelle scuole e nella società italiana. Quindi facciamo tutto questo lavoro educativo, ma lo facciamo attraverso il giornalismo e chissà se nel frattempo, non sapendolo neppure, ma sperandolo, tra i nostri banchi ci sia qualche Intro Montanelli in pectore. Guarda, ce l'auguriamo ovviamente, magari lo precettiamo anche. E io una cosa molto curiosa che leggevo e che poi potrebbe essere oggetto di, ecco, potremmo crearci qualcosa insieme. Leggevo, non mancheranno le interviste anche nel dialetto locale agli anziani che riavvolgeranno il nastro dei ricordi, il nastro del tempo, raccontando aneddoti e storie di vita quotidiana ai giovanissimi giornalisti del Pascoli. Ecco. Questa cosa ci piace particolarmente perché noi, allora, come Montacuto.com abbiamo valorizzato tanto il dialetto con un TG che si chiama Cerase Cerase, ognuna la casa, prendendo spunto da un proverbio della tradizione montacutese, e che ci porterà adesso a lanciare il TG in dialetti. Noi lo annunciamo, abbiamo annunciato quest'oggi, il Complimenti. primo TG interregionale e internazionale al mondo. E chissà che magari, come dire, andando a spulciare un po' l'operato dei giornalisti, diciamo dei piccoli giornalisti, che chiaramente ancora sono in fase di formazione, chissà che non possa
nascere in futuro anche una collaborazione. Potrebbe essere una cosa molto interessante. Soprattutto vi seguiremo con grandissima attenzione, Franco, perché c'è tanto bisogno di queste cose, di queste iniziative, che in effetti non è che contrastano con l'attività scolastica, ma anzi, ecco, possiamo dire, la completano, no? Si incastra Sì, noi perfettamente. quando diciamo valorizzare il territorio, ovviamente nel territorio c'è un ricco patrimonio culturale, la nostra scuola è radicata a Gesualdo, a Frigento, a Villa Maina, a Sturno, dove soprattutto nei due comuni c'è una ricchezza di storia, di testimonianze del passato. Frigento è una città romana, Gesualdo con il principe dei musici Carlo Gesualdo, la sua storia controversa, ma il suo genio artistico, Villa Maina che è un centro termale rinomato, Sturno con la sua modernità, con i suoi impianti sportivi. Abbiamo insomma quattro paesi di eccellenza e accanto al patrimonio materiale c'è anche un patrimonio culturale, immateriale, fatto di testimonianze anche viventi, fatto di linguaggi che sopravvivono e che rappresentano un po' la memoria collettiva. Ecco, la scuola tende a riscoprire questo dialetto, ben inteso. La lingua nazionale è la lingua ufficiale in cui si parla a scuola. I nostri dialetti sono una ricchezza, ma sono un momento da salvaguardare, da tutelare, da promuovere, perché essi esprimono al meglio l'anima popolare, esprimono i sentimenti della nostra gente e i ragazzi devono conoscerli al pari dell'inglese, del francese, dell'italiano ovviamente, ma senza dimenticare il nostro dialetto, che è un po' con la nostra anima, ce la sentiamo addosso. Quindi bella questa idea delle interviste a persone anziane, probabilmente avvezze all'utilizzo della lingua nazionale in modo fluente, ma sicuramente in grado di raccontarci tante cose belle, a cominciare dalla loro vita, una vita che i nostri ragazzi cercheranno di tesaurizzare, di rendere conosciuta, perché è una miniera di buoni consigli, di ammaestramenti, attingere alla tradizione di un popolo è cosa particolarmente educativa per le nuove generazioni. Franco, io in chiusura sottolineo dal sito proprio dell'Istituto Comprensivo, nella rassegna stampa hai sottolineata in articoli che riguardano sia l'istituto che proprio te in prima persona, la scuola sempre più territoriale, la scuola si apre al territorio, cioè è proprio assolutamente proprio palese questo amore da parte tua ovviamente e dell'istituto appunto al territorio in cui insiste, quindi ecco, volevo approfittare per sottolinearlo e per fare ancora una volta in più i complimenti perché sono più che meritati. Quindi veramente grazie per questo che forse credo vada al di là anche della mera professione, no? Che credo che ci sia anche per forza passione. Beh, insomma, noi siamo prima cittadini di questo territorio e poi operatori educativi. Da cittadini, tra l'altro, ho avuto anche un'importante esperienza come sindaco in uno dei quattro Sì. comuni a Sturno. Sono stato e sono tuttora consigliere provinciale, quindi rappresentativo un poco di tutta quest'area. Ebbene, amandolo questo territorio, sapendo che ha tanto da raccontare, facciamo in modo che i ragazzi vengano istruiti a raccontarcelo, a raccontarlo anche a chi non lo conosce, a farlo apprezzare e ad amare. Quindi questi piccoli reporter andranno a fare interviste alle autorità, ma anche alla gente comune, agli anziani, nella lingua nazionale e in dialetto, affinché ovunque nel mondo possano seguirci e capire che in questo pezzo del territorio irpino abbiamo tanto da mostrare e tanto da raccontare. Franco, allora senti, io approfitto in chiusura, io ci provo, non so se ci riesco, però in chiusura approfitto per chiederti un saluto a tutti i nostri telespettatori. A questo punto, però, ecco, facciamolo in dialetto. Che ne pensi? Si può fare? Cerchiamo di dare il nostro meglio, altrimenti non riusciremo a dimostrare la nostra irpinità, dai, per dirlo
con un termine attinto alla consuetudine. Amico mio, sei stato fenomenale, mi hai fatto dire tutto quello che volevo dire. Invito la gente a vedere che cose belle abbiamo fatto. Sti guaglioni stanno crescendo, stanno diventando giornalisti, tienono dei professori eccezionali. La nostra scuola è una scuola di qualità. Vi invitiamo a verificare tutto questo goppa allo sito, sono sicuro che non vi deluderemo. La scuola è importante, questo territorio, pure grazie alla scuola, ha da crescere e noi facciamo tutto ciò che è utile per far crescere sta gente e lo territorio in cui abita. Buona serata a tutti. Amici di Cervaro TV, ai nostri microfoni non posso che ringraziarlo veramente di cuore, Franco Di Cecilia, dirigente dell'Istituto Comprensivo Pascoli, Frigento Osturno, Villa Maina, e non lo ricorderò mai, com'era l'ultimo comune dei quattro? Gesualdo. Gesualdo, chiedo scusa ovviamente agli amici di Gesualdo, il territorio, l'istituto più grande del territorio. Grazie mille Franco e ci riaggiorniamo a prestissimo e complimenti ovviamente. Grazie a te, grazie a voi tutti, un saluto ai nostri ascoltatori. Era Franco di Cecilia che ringrazio veramente con grande affetto. Ringrazio anche Barbara Ciarcia che dovrebbe essere in collegamento, dovrebbe star guardando in questo momento. E questo è il sito appunto del il Frequentum No Limits. Frequentum No Limits con la Z finale punto blogspot.com ed è il blog di Frigento dove ci sono appunto i ragazzi, protagonisti, studenti, reporter. Un'idea stupenda. Grazie ancora a voi per questo bellissimo collegamento. E adesso io direi di andarcene. Direi di andarcene in, credo, Lombardia, ma non vorrei sbagliarmi. Io intanto compongo il numero di telefono della persona che sarà nostro prossimo ospite. Dovremmo essere in Lombardia, credo. Vediamo un po', vediamo un po'. Pronto? Pronto Pino? Sì? Buonasera Pino, Michele Pilla, Cervaro TV, siamo in diretta in questo momento. Sì. Come va? Tutto bene? Insomma, invece avrei paura adesso con qualche Pino, tu sei a Milano, giusto? sì, Infatti sì, stavamo. sono un po' circondato. Porca miseria, guarda, è una situazione veramente che negli ultimi giorni in pratica si è Eh completamente. sì, è perché mi aveva telefonato un amico dal Canada, dice Sì. com'è la situazione? Dico, beh, la situazione, non, no, dico è tranquilla, tutto. Il giorno dopo È è successo arrivata la guerra. l'ondata, Stasera mi ha chiamato, l'ondata. dice, ma come va? Tutto bene? Dico, ma no, Alfredo, neanche a farla apposta. Dico, sembra che ti ho preso in giro, che ti ho raccontato una cosa e invece poi era un'altra. Mamma mia, Insomma, ridiamoci no, ma su c'è perché sì. davvero un po' timore Sì. perché sì, io sono un po' a rischio perché ho avuto dei problemi gli ultimi anni e poi devo andare anche a fare un prelievo e ho paura Porca miseria. perché c'è sempre un sacco di gente. Infatti sì. Però, ma siccome ho visto oggi che è deserto, da tutte le parti è deserto, se uno deve fare anche una visita. Trovo posto perché hanno Tutto. tutti paura e quindi avendo paura nessuno esce di casa, all'assalto ai supermercati, sembra che ci sia la guerra, non lo so io. Infatti, forse a volte con noi, io ovviamente non mi esprimo, però a volte fa un po' più la paura che non la situazione in sé, perché anche questo poi causa poi contagi che non so se poi avrebbero avuto modo di svilupparsi. A volte ecco la paura, il terrore, anche un po' vedere supermercati vuoti, vedere le partite di calcio di Serie A sospese, Pino, in Italia è No, veramente ma incredibile. poi vedere la metropolitana che c'è sempre un caos, vuota, Vuota, sì. Piazza del Duomo vuoto,
hanno chiuso il Duomo, hanno chiuso i teatri, tutto, tutto ciò dove c'è gente, dove si cioè, perché poi a Milano negli ultimi anni sinceramente c'è un sacco di turisti, quindi c'è vita, c'è veramente c'è da vivere, ma adesso è deserto. Guarda, stiamo vedendo su ANSA proprio notizia di oggi, appunto vediamo proprio le immagini di quello che stavi dicendo tu, cioè la stazione praticamente semideserta, e fa un certo effetto appunto vederla così di giorno, ovviamente. E... insomma sì, situazione difficile, Pino. Infatti io ripeto, nelle ultime ore, tra un po' ci collegheremo anche con l'amico Massimo Di Pasquale, sta anche lui a Milano e ci racconterà. Ma poi anche con, se non sbaglio, visto che c'è anche Maurizio Menga. Sì, dovremmo beccare anche Maurizio. E sì, Maurizio sì. È una vecchia conoscenza. E infatti faremo una carrambata. Con il Maurizio, perché sono stato a Montaguto nell'82, che c'era anche lui, quindi è dall'82 che lo conosco. Che bello, che poi bello. Poi ci siamo persi di vista, perché poi è morto il papà, la mamma, insomma, l'ultimo è, anche a Montaguto c'è più nessuno. Michele, poi c'era quell'altro matto di Michele che suonava la chitarra lì, che raccontava tante di quelle balle, raccontava. Pino, allora spieghiamo era simpatico. Come sei legato tu al territorio? Intanto io voglio mostrare il tuo canale YouTube. Di Montaguto, Grecico, sì. Esatto. Perché mio padre di Greci, sì. Era, è morto, e mia madre è un anzivino di Montaguto. Perfetto. Io con la nonna ho vissuto quando avevo 3-4 anni, 5, e d'estate stavo lì con la nonna, ancora quando c'erano i muli in casa, quelle cose lì, no, però c'erano i profumi, che profumi di frutta, c'era il profumo di tutto, e quindi lì ce lo ricordo da piccolino, che poi dopo ci siamo trasferiti in Toscana. Io ho finito le scuole, sono andato ancora avanti e poi verso i 22 anni a Milano, perché poi ho girato un po' il mondo, ho girato un po' per lavoro, un po' per curiosità, sì. E quindi dopo mi sono fermato a Milano poi con i fratelli abbiamo aperto un ristorante e siamo andati avanti quasi 40 anni. E poi ho avuto quello di quando succede che non salva nessuno, sono scoppiato la orta, e quindi tutta la orta l'ho rifatta, sì. Fino adesso ancora sono dietro, però sinceramente mi hanno salvato e ho smesso di lavorare. Smesso di lavorare, questa passione del video l'ho avuto quando avevo già 20 anni, sì. Quindi ho detto sempre la mia passione da gioventù proprio, che dovevo, mi piaceva proprio, volevo fare quel lavoro lì. E poi quando ho potuto, ma già negli anni 70, sì. Ho preso la prima videocamera sonora, poi no, piano piano, poi dovevo montarli la notte, c'era una fatica. Dopo con l'evento del computer ho cominciato a fare un po' di capirci un po', poi con l'aiuto di un nipote che è bravo, sì. Quando poi ero in malattia e lui era in casa con me, e lui, essendo bravo, mi ha insegnato un po' i trucchetti, tutti i trucchetti anche del montaggio. E dopo sempre ho preso una videocamera un po' meglio, migliore. Sì. E ultimi tempi ho cominciato a usare il cavalletto, che quella di Montaguto mi balla, perché è un cavalletto leggero, ma siccome è sempre un vento, mi muoveva la macchina, e perché siccome non posso portare tanti pesi pesanti, no? E allora me l'hanno vietato, io devo avere un cavalletto leggero. Ma questo che anno è, Pino? 2019? No, sì, questo era a settembre, ho fatto un giro. Ah, ok, perfetto. Però bisogna, per essere sincero, sì. C'è un petto dell'anno prima. Ah, ok, vabbè. Però mi mancava la panoramica del paese, dalla strada. E quest'anno dico, voglio tornare
sono tornato col fratello e mia moglie. E quindi no? Hai completato. E quindi è completato perché volevo, avevo questo desiderio di fare un video di perché non ce n'erano belli di Montaguto, un po' carini, almeno di far vedere un po' il paese, no? E poi sono quelli un po' arrangiati, anch'io sono, io non è che io ho imparato da solo, cioè la passione che me lo fa fare. E poi ho fatto, l'anno prima avevo fatto quello di Gresci, sì. Quest'anno Tavignano, Montevergine, ho girato, ho fatto Amalfi, ho fatto la Costa Amalfitana, poi sono stato su, ne ho fatti parecchi. Il tuo canale, tanto, sì. Il tuo canale, dico, Pino Meola è facilmente raggiungibile e appunto ecco sì, nella sezione sì, anche, di... anche scrivendo tutto insieme in minuscolo. Sì, 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 vero. Sì, ragazzi, poi ci ho messo, come icone ci ho messo questa tigre, che è la tigre, io l'ho trovato su internet, ma bellissimo come foto, perché non, sì. Adesso è sparita, non c'è più, l'ho cercata, non c'è più, questa tigre bianca che è stupenda. E la mia cessuta, dico, la lascio come dire, mia immagine. Sì, sì. Perché sì. Siccome io non è che, non sono uno che mi piace apparire, io mi piace stare dietro e fare, ma non apparire. E quindi anche non, c'ho poche foto da mettere su, così, no? Perché sì. Non, sono sempre stato un restio a farmi le foto io, a farmele fare. Sì, quindi qualcosa fa così, qualche foto che me l'hanno fatta. Però devo dire la verità, sei, diciamo, sì. Ti riesce a riprendere molto molto bello il tuo canale, io lo consiglio a tutti perché tra l'altro me lo sono spulciato anch'io ben bene, c'è tanta Irpinia, non solo Irpinia ovviamente, tanta Campania, ma anche c'è il nord, hai girato parecchio e quello che hai girato lo hai poi girato con la videocamera. Sì. Sì, perché io adesso c'ho quello che c'ho ancora che vuole fare Buenos Aires. Ah, ci andiamo insieme, sì, perché, Pino. Perché insieme. Siccome, no, ma perché siccome mia moglie è brasiliana, no? Sì. Io sono stato il primo dell'anno, cioè al 19, sì. Inizio anno, l'anno scorso. Ho fatto Natale, lì mi sono ho svernato, no? E lì andare è vicino con l'aereo, si fa presto andare, dico... Ma io quando sono lì mi voglio fare girare cioè, questi ricordi, perché più non è che lo faccio per me, ma lo faccio anche per gli altri. Perché infatti, poi sì, mi ringraziano anche che io ho fatto lì la città lì di Curitiba, questa di Paraná, e quello che sta andando forte, fino adesso mi arrivano i complimenti, dice... Oh, ma che bello, ma grazie. Qualcuno mi critica, che dice, ma le favela sono le favela. Ma no, ma io non vengo per far vedere cose brutte. Bravo. E devo esaltare le cose, ma non è facile fare le cose brutte, se fa la spazzatura. Concordo. Faccio solo cose spazzature, tutta roba sporca in giro, fai presto. Invece no, invece riprendere cose... Cioè riprendere tutto ciò che c'è di bello, che almeno uno se va so dove dice cosa devo vedere, che l'ho fatto di Milano, l'ho fatto adesso l'ultimo, l'ho fatto anche di Milano, ne ho fatti due, però non mi piaceva l'altro, sì. Anche perché c'è la musica che la bloccano, sì, sì, adesso sì, invece certo. Prendono, a me sono scoperto che il canale di YouTube mi dà la musica, sì, la posso usare. Esatto. Esatto. Perché se volte dice qualcuno mi dice ma che musica, e dico mi paghi i diritti e io la metto quello che volete, mi devo anche accontentare di quello che mi danno e cerco di trovare la musica giusta, e no, ma è un mio passatempo sinceramente, se no come dire. È una cosa molto molto bella che io voglio ricondividere, ecco, in questo momento lo voglio rimostrare a tutti i nostri amici telespettatori. Pino Meola lo trovate molto facile su YouTube, ma anche su Google direttamente, e vi appare una ricchissima e interessantissima galleria videografica che appunto Pino ha realizzato nel corso degli anni. Pino, io mi auguro sì, perché poi anche io l'anno scorso, perché arriva verso l'estate, la primavera, no? Sì. E quindi faccio una regione. L'anno scorso ho fatto il Piemonte, ho fatto le città un po' più Asti, Alessandria, Torino,
Cuneo non l'ho fatto, poi ho fatto la città di Bolla, lì il danzatore, come si chiama? Monferratoli. E quindi adesso volevo fare la Toscana, perché io in Toscana ci ho vissuto, ci sono i borghi, che è una meraviglia, perché a me mi appassionano anche i borghi, io vado in cerca di borghi. Si vede che hai un, come dire, un debole per i borghi. Sì, perché le cose sono belle, le cose di una volta. Concordo. O talmente moderno, cioè moderno, allora è anche bello. Però i borghi sono una meraviglia. Ristoro per l'anima. Ci sono gli angolini. Vero. Da riprendere, tutti questi bei particolari. Ho detto, io mi trovo una soddisfazione proprio. Non vedo l'ora di andare a fare un giretto per filmare. Guarda, io mi auguro di beccarti, diciamo, da qui a quest'anno in uno dei nostri comuni del Cervaro, sicuramente tra Savignano, Grecia e Montoto. Ma lì me ne ho avuto per mancanza di tempo, che volevo fare anche Nusco, volevo fare questi sì, paesini che sono ancora caratteristici. Perché Montaguto, sì, sinceramente a Montaguto ho fatto fatica, perché si fa fatica a trovare lineare, piccolo, però ho cercato di mettere quello che in un giorno, l'ho fatto in 2 ore. Hai tirato poi fuori un bel video di quasi 6 minuti e mezzo, insomma, quindi... Sì, tante volte li devo accorciare, perché se no stancano. Montaguto ci piace, i nostri amici lo guarderanno tutto. Pino, senti, in chiusura io volevo chiederti un bel saluto, ecco, a tutti i tuoi paesani, a tutti coloro che appunto gravitano in questa zona del Cervaro, e ci auguriamo di vederti presto. Sì, da perché c'è chi conosco ancora, io verso Avellino, a Monteforte Stigio, c'ho degli amici lì. E quindi io ogni tanto appena posso un giretto e si ritorna bambini. Vero, bello. Anche se io non parlo più l'albanese, qualche parola, qualche parola la capisco, ma non parlo più l'albanese, perché dopo tanti anni, anche perché in casa non si parlava l'albanese. Si parlava più il montogutese. Questa è bella. E allora, perché dai, la mamma parlava il montogutese. No? Allora ci facciamo una bella ragionata alla fontana la prossima volta che scendi da queste parti, va bene? È che non viene più neanche l'acqua lì, c'è anche quella fontana sulla statale. Che è sulla curva lì, si chiamava. Che era bellissima quella lì. Quella bellissima, io perché ho ricordi, perché venivo sempre a trovare la nonna, perché la nonna, poi c'aveva anche sì altri parenti di mia madre, ma da piccolino quello mi è rimasto impresso, la nonna veneranda al Civino, che ovviamente, che insomma tanti amici ricorderanno, sicuramente tanti amici che sono in linea in questo momento. Pino, ce lo fai un saluto in dialetto montagutese allora, dai? Stiamo buone. Come mezzo napoletano, invece che parlava. E allora, amici di Cervaro TV, ai nostri microfoni, io lo ringrazio tantissimo, l'amico Pino Meola da Milano. Grazie mille, Pino. Buona serata. Buona serata, grazie per questo bel tuffo nei ricordi. Un abbraccio. Ciao. E allora, siamo stati a Milano, io ringrazio Pino Meola per questi bellissimi video che trovate sul suo canale YouTube. Io chiedo scusa all'amico Stefano Carluccio, collega di The One, giornalista di The One, tra un po' ci colleghiamo con lui, devo fare un salto al volo a Biccari. Probabilmente sì. Allora sì, dobbiamo collegarci con l'amica Leonarda Girardi. Vediamo un po' se riusciamo a beccare Lea. Pronto? Ci siamo, Leonarda, buonasera, Michele Pilla. Ciao, certo che ci siamo. Ciao, ciao Michele. Come va? Ciao, tutto bene? Tutti i portatori qui, faccio un
te anch'io prima, poco prima che mi chiamassi. Grazie, Tutto grazie bene, tutto mille. bene, grazie. Sei in quel Da di Biccari, Puglia, sono giusto? tornata, sì, in Puglia. Perfetto, sì. E grazie mille per essere con noi. Intanto, finalmente sono io Grazie a te per stavolta la che chiamata. intervisto te, dove tu mi hai intervistato qualche tempo Hai fa. visto? Eh sì, Sì, radio, sento anch'io. a volte ritornano, come si suol dire. E Lea, noi di te abbiamo parlato tanto su montacuto.com perché? Perché tu intanto, ecco, sei una collega, insomma, hai diretto, hai condotto e hai redatto, e Esatto, sì. lo vediamo anche scritto nella mascherina col tuo nome, il meraviglioso, quello che era meraviglioso TG dei Monti Dauni. Di che cosa si Esatto, trattava, Lea? sì. È stata un'esperienza bellissima perché un po' penso che per ogni giornalista, diciamo, sia il punto più che possa raggiungere la conduzione del TG, essendo appunto conduttore e redattore, uno sforzo che comunque richiede impegno, però allo stesso tempo dà tante soddisfazioni. Poi, perché in quel modo ho avuto, in quella, ho avuto modo di conoscere più persone, la realtà proprio della terra in cui vivo, dei Monti Dauni. In cosa consisteva? Era appunto una trasmissione settimanale che prevedeva diversi servizi o interventi sui 30 paesi dei Monti Dauni, una zona che non dici, ci condividiamo quasi, dai, non siamo sulla stessa lunghezza d'onda. E abbiamo toccato appunto diversi aspetti. Ricordo una delle prime aperture era stata quella sui fondi destinati alle famosissime strade abbastanza dissestate, diciamo, dei nostri monti, cosa che in alcuni tratti è stata, diciamo, a termine in alto. Purtroppo ancora no, e ogni Sì. volta che penso a quello, ripenso al famoso servizio di apertura, tante altre cose, poi passavamo a parlare di costume, perché sai, conosci meglio di me tutte le nostre bellissime tradizioni qui nei monti, molto sentite, che erano appunto meritevoli di essere conosciute dai più. È stata davvero una bella esperienza. Poi abbiamo unito il sistema classico, diciamo, del TG, quello lì in TV, andava in onda su Teledown, con qualcosa di più moderno, quindi il canale YouTube, la pagina dedicata di Facebook. Ci siamo per la scommessa. Senti, tra l'altro, ecco, 21 aprile 2017 l'ho trovato il servizio 15 milioni di euro destinati alla viabilità. Esatto. Sì, infatti. Tra l'altro, quel servizio, Lea, mi ispirò per un video goliardico che facemmo con l'amico Francesco Mascolo sulla statale 90 delle Puglie, che era piena di buche. E da quel servizio, noi facemmo un servizio in dialetto per il TG, che poi Lo fu sai che ripreso forse anche da lo Repubblica. ricordo? Sì, fu una Sì, cosa. esatto, ricordo una cosa del genere, ma te l'ho sempre detto, ho sempre stimato il tuo lavoro, sei Grazie. avanti a di luce, quindi Grazie. mi complimento con te e uso appunto questo canale anche per farlo, perché davvero c'è una profonda stima nei tuoi confronti. Guarda, la stima è reciproca al tal punto che appunto io lo dicevo all'amica Grazie Samantha Berardino di Sant'Agata di Puglia, anch'io. quando Samantha, Samantha, certo. beh, la salutiamo ovviamente. Sì. Quando si copia qualcuno, quando si, virgolette, in gergo giornalistico si dice quando si ruba qualcosa a un collega, vuol dire che quel collega sta facendo le cose a mestiere, come si suol dire. Quindi ecco appunto, io presi spunto da quel servizio per poi realizzare. E quindi ecco, ti seguivo
abbiamo visto su montacuto.com c'è una sezione dedicata proprio al TG dei Monti Downy Sì, è una ricordo bella quella occasione. nostra collaborazione, Sì, sì, davvero, è un bell'appuntamento. E esattamente. poi sappiamo benissimo un po' le strade della vita ci conducono a diversi esiti. Io poi sono andata sono salita al nord, come si usa dire, per questioni lavorative, quando il mio curriculum di studi prevedeva, diciamo, tutt'altro rispetto all'aspetto giornalistico, e quindi una volta, diciamo, raggiunto quell'obiettivo, poi mi sono data da fare per raggiungerne anche altri, pur rimanendo comunque ancora nell'ambito giornalistico, perché continuo a scrivere così, però ovviamente a distanza è un po' più difficile, diciamo, analizzare aspetti particolari del posto. Che poi ti manca tantissimo, ecco, diciamolo, me lo Molto, dici spesso, molto, insomma. tantissimo, davvero. Mi iniziai appunto con la carta, giornalismo per edizioni cartacee, ed è quello che sto facendo ancora tuttora per diversi mensili qui della zona. Passai alla televisione, ma soprattutto poi conobbi il mio grande amore che era la radio, cosa che io proprio non avevo idea che potesse. Io mi ricordo sempre quando feci la prima puntata della mia trasmissione Giù dal Ring, che in quel momento all'inizio era ancora con il mio collega, che saluto, non so se tra i nostri ascoltatori, Daniel Miulli, un altro giornalista molto bravo, foggiano. Mi ricordo la prima chiamata che facemmo in quell'occasione a un produttore, esatto, un produttore che disse: "Guarda, la radio, una volta che inizi a farla, diventerà una droga, non ne potrai più fare a meno." Ed è vero, c'è Hai cioè, davvero una ragione, sì. cosa, io se avessi modo, guarda, di riuscire ancora in quel contesto a fare qualcosa, mi piacerebbe. Poi, oddio, non è così bello come farlo nel posto in cui hai iniziato, e quindi sarebbe sempre diverso. Un po' per gli impegni, la mole degli impegni che ovviamente è cambiata rispetto a quando invece ero qui a casa, studiavo semplicemente, e quindi però io conto sempre di ritornare, diciamo, in quel mondo. Benissimo, dai, chissà che un giorno non torneremo a collaborare, magari per qualcosa di nuovo che sta per nascere, insomma, chissà, mai dire mai, mai mettere limiti. Magari, mi piacerebbe. Dai, dai, dai. Senti, io in chiusura volevo farti fare un saluto a tutti gli amici dei Monti Downy, dai, facciamolo così, perché è vero, noi siamo Cervaro TV, ma ci stiamo aprendo veramente al mondo, è il caso di dirlo, e quindi io voglio abbracciare insieme a te tutti gli amici dei Monti Downy, a cui, ecco, fai un saluto. Grazie, Michele. Cosa posso dire a questi paesi? Non so se hai seguito il caso del coronavirus. Sì, Io sì. sto notando che in molti tornano qui a casa, però facevo una riflessione, assolutamente un concetto tutta la paura, voler scappare da posti che possono essere portatori, diciamo, di pericoli, eccetera. Secondo me, ancora oggi, pensare al pacco da giù, oppure dire scendo giù per le vacanze, è ancora una frase che provoca un certo effetto, Sì. che porta con sé tanta nostalgia, gioia, dolcezza, proprio nel suo essere così semplice, ma portatrice di significato. Quindi io auguro a molti di poter tornare e scendere giù, e perché no, grazie a guarda, le iniziative
che fai spesso tu, oppure ad altre che puntino comunque a portare ancora un po' di ossigeno a queste terre, non solo di scendere, ma di rimanere. Vero, Be bellissimo messaggio, Lea, veramente condivido in pieno, anche perché oltre a far bene a noi che torniamo a casa nostra, fa bene ovviamente anche a casa nostra che riceve Certo. ossigeno, come dicevi tu, giustamente. Esattamente. Benissimo, Lea, io ti Michele, ti mando. ringrazio. Ringrazio io te e spero di vederti presto, insomma, sperando ovviamente che l'Italia si calmi e si tranquillizzi, che ovviamente questa Speriamo situazione, davvero, insomma, speriamo sì, davvero. esatto. E allora, grazie mille, Grazie Leonardo Michele, Giardi. buona serata. Torno dalla parte dell'ascoltatore per un altro momento ancora. Grazie mille, buon Ciao, saluto. Ciao ciao, ciao, buona Lea. serata. Ciao. E sì, abbiamo visto proprio poco fa, proprio l'avviso, ecco, leggo questo, è un avviso di emergenza epidemiologica da Covid-19, misure di prevenzione. In questo caso il comune di Montacuto ha diramato un avviso che è comune a tantissime, credo a tutti i comuni d'Italia, comunicazione richiesta a scopo puramente precauzionale, ecco quello di comunicare gli spostamenti in caso di persone interessate a spostamenti con altre persone provenienti da zone dichiarate focolaio di contaminazione, quindi bisogna stare attenti e avvisare. E allora adesso io chiedo scusa ovviamente per il ritardo, ma farei un collegamento Skype e andrei da Avellino dal collega. Allora, vediamo un po'. Stefano Carluccio. Vediamo un po' se riusciamo a beccare Stefano. Pronto Stefano, ci sei? Un Sì. collegamento Ciao, Skype buonasera. Se, posso chiederti di abbassare un po' l'audio perché c'è un ritorno mi sento, ecco, come un fantasma. Mi sento. Sì, ok, perfetto. Ah, ok, è caduto un attimo solo. Provvediamo a ripristinare il collegamento con il collega di Doam. Nel frattempo io vi mostro un articolo molto interessante a firma proprio di ecco, a firma di Luciano Trapanese, direttore di Duam, e di Stefano Carluccio che ha collaborato appunto, ecco, ve lo mostro, datemi soltanto un secondo, vi mostro questo interessantissimo articolo di cui voglio parlare. Voglio salutare intanto, ecco, l'amico Walter Antonio Staffieri che si complimenta per le dirette, l'amica Concetta D'Urso a cui mando un abbraccio cosmico, e dunque Ilaria De Michele che ci saluta, Nick Delle Rose, ciao Nick, un abbraccio a te, sì, infatti saluto anche Giovanni Emanuela Silano, Matteo Pagliaro, Minguccio che dice non guardare in alto, lo so, ma devo controllare anche lo schermo, saluto Daniela Gibaldi, Giovanni De Donato e Angela Campanaro. Eccoci con Stefano. Ciao Stefano, ci siamo, buonasera. Quell'area di Sì. Michele che ci saluta. Senti, no, ti dicevo, se potevi abbassare un po' l'audio della diretta, perché è quello che è un po' in ritardo e quindi mi sento doppio praticamente. Dal PC. Ok. Allora, siamo in collegamento appunto con Stefano Carluccio, giornalista The One. Io voglio mostrare l'oggetto di questa chiacchierata. Intanto, grazie mille, Stefano, anche per la pazienza. No, figurati. Allora, Deserto Irpinia, una inchiesta, un articolo di attualità, di ricerca, soprattutto del giornale appunto diretto da Luciano Trapanese. E Stefano, tu hai collaborato a questo articolo che titola Ogni anno in Irpinia 1.000 abitanti in meno, nascite a picco, ecco i paesi che spariscono. Come dire, uno scenario abbastanza sicuramente problematico che è un po' Certo, sotto gli occhi di tutti. Ce lo riassumi un po', Stefano? diciamo che il dossier sullo spopolamento è nato da diverse iniziative che abbiamo fatto sia come The One sia io personalmente sul territorio, quindi sia interviste agli imprenditori, ad associazioni locali, a giovani, a forum, ad associazioni che vivono questo e a sindaci
che vivono questo problema nelle aree interne, soprattutto in Irpinia, e quindi dal mettere insieme queste esperienze, queste come dire, racconti e queste testimonianze, sì, ne vengono pure la voglia di fare questo dossier con i dati, le statistiche, delle grafiche, andando ad analizzare poi puntualmente di cosa si tratta e qual era anche la portata del fenomeno, perché spesso si parla di spopolamento, di aree interne, di piccoli comuni che spariscono, però non si sa poi nel dettaglio di cosa andiamo parlando. E quindi abbiamo notato che la popolazione è sempre più anziana, che il calo c'è stato soprattutto negli ultimi 2-3 anni, perché già tipo nel 2013 c'era stato un aumento della popolazione e poi è calato, ma sempre, diciamo, lievemente. Dice gli ultimi 2-3 anni anche di 3.500 abitanti in un anno, i residenti, che la popolazione sempre nella città di Avellino con più di 50 anni con più di 50 anni è più del 50%, sì, che i giovani sono solo tra il 7 e il 9%, e poi soprattutto nelle aree interne, quindi nei piccoli comuni ancora di più. Quindi per esempio paesi dove non nascono bambini, tipo nell'anno scorso non è nato nessuno, è stato a Chianche e a Cairano, e poi ovviamente quelli più a rischio al momento sono Trevico, Rocca San Felice, Tufo, Sant'Angelo all'Esca, Sant'Angelo a Scala, diciamo questi paesi che sono tutti sotto i 1.000 abitanti, che nei prossimi decenni rischiano di scomparire. A questo però, quindi a tutto il racconto sullo spopolamento, i centri che si svuotano, la popolazione che diminuisce e che invecchia, e soprattutto i tanti giovani, soprattutto laureati, che emigrano per studiare o per lavorare, abbiamo affiancato anche la parte di chi resta, e quindi di cui mi sono occupato più nello specifico, e quindi le storie di restanza, come dice Vito Teti, che è questo antropologo che ha inviato un po' il concetto di restanza, che significa quelli che lottano per restare e che, come dire, cercano di diventare sempre di più, perché, come dire, sono degli eroi coraggiosi che vanno contro tutti e contro tutto per restare nella propria terra. E quindi abbiamo raccontato, per esempio, anche a seguito di interviste che ho fatto negli ultimi tempi, l'albergo diffuso di Quaglietta a Calabritto, nell'alta valle del Sele, la storia del borgo rurale di Oscata, che è un borgo rurale di forse una quindicina di case a Bisaccia, la storia di Carmasciando, che è un'azienda che è nata da qualche anno a Rocca San Felice, che fa il Carmasciando, uno dei formaggi, diciamo, più pregiati e anche più rari d'Italia, che si fa tra Rocca San Felice, Frugento e Guardia dei Lombardi. E poi la storia di un imprenditore che da decenni, di Mirabelle Clano, che da decenni lavora ed opera in Irpinia nel settore delle costruzioni, che già abbiamo voluto raccontare queste, come dire, queste realtà e queste storie, che significa che i dati sono allarmanti, i dati sono preoccupanti, sono drammatici, ma ci sono tanti altri che si impegnano perché vogliono restare o vogliono tornare, ecco. Se sono stato chiaro. Assolutamente, noi poi le stiamo guardando proprio in real time, caro Stefano, sì, perché appunto The One è un giornale che personalmente seguo molto, mi auguro lo facciano, ma da oggi lo faranno per forza i nostri telespettatori, anche perché fornite una serie di quadri dettagliati, appunto, ecco, sì, noi ci sono anche dei link all'interno di questo articolo, ripeto, bellissimo, sicuramente da sfogliare. E quando, sì, poi leggo 381 abitanti nella mia Montacuto, insomma, è, sì, complicato assai, al di là di tutto. Però ecco, come dici tu, ci sono tante idee, e ci sono tanti spunti di cui si può parlare, di cui si può anche da cui si può prendere sicuramente esempio. E grazie a The One noi abbiamo appunto tante storie. In questo caso vediamo quello dell'albergo di Quaglietta, una storia meravigliosa, e poi appunto, come dicevi tu, l'intervista ad Angelo Nudo, che produce, sì, il Carmasciano appunto in Irpinia. E quindi ecco, Carmasciando, questa azienda nata Rocca San Felice, Guardia dei Lombardi, e appunto Rocca San Felice, Guardia dei Lombardi. Sì. E, Stefano, l'Irpinia è, come dire, da sempre un po', no, terra di emigrazione, però ecco, abbiamo visto i numeri purtroppo non mentono, si può parlare, però vediamo che
sono soprattutto i comuni dell'Irpinia che soffrono, perché vedo che dal 2001 al 2019 ad Avellino Centro la situazione è forse anche dal 2001 è migliorata, ci sono stati dei picchi diciamo negli anni 2000-2007 con 57.000 abitanti secondo l'Istat, però globalmente l'Irpinia ha perso in, negli ultimi 8 anni in pratica quasi 15.000 persone, no? Sì, 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 si è passati da 239.000 adesso a 215.000 nel 2018, sì, del 2000, sì, dal 2018 al 2019, che però sarebbe vero concentrare soprattutto in Alta Irpinia e anche diciamo un po' la zona vostra, quindi Ufide e dintorni e l'Alta Valle del Sele, perché per esempio il mandamento e il Vallo di Lauro ha aumentato la popolazione e la Valle Caudina ha retto. E anche Avellino sostanzialmente diciamo è calata poco, perché sta sempre sui 54-55 mila, era 56-57, diciamo non è che ha perso a quanto. Sì, quindi, esatto, però, poca roba, sì. Le zone sì, più verso ovviamente Napoli, quindi la zona costiera, reggono e anzi molti si sono trasferiti negli ultimi anni nel Vallo di Lauro e nel Mandamento, dalle province di Napoli per una serie di motivi legati alla sovrappopolazione, al costo della vita, all'inquinamento, al caos, al traffico, e quindi lì diciamo c'è stato un aumento della popolazione. Anche nei comuni per esempio di Monteforte, Mercogliano, Sirino, Lauro, Baiano, tutti questi qui hanno avuto un aumento della popolazione. Allora, io leggo dei commenti, ecco, sui nostri social, ecco, c'è Maria che scrive, lo leggo perché è un commento che riguarda appunto proprio questo, ecco, Maria, l'amica Maria Carriscia scrive, mi rendono molto triste queste statistiche, e dice, la propria terra rimarrà sempre la propria terra, capisco che se non si lavora si cerca da altre parti, si fa esperienza, si vedono usanze, culture, modi di fare di altre città, ma penso che nel proprio cuore si voglia tornare a stare nella propria città a lavorare e lavorarci. È chiaro sì che nessuno va via, cioè ci sono persone che vanno via anche per fare esperienza, si va via anche per vedere cose nuove, ma magari anche per vivere in posti nuovi, però molti sono anche costretti, quindi ecco, parliamo di cose un po' vecchie quanto il mondo purtroppo, e poi i numeri ci dicono che negli ultimi anni la situazione peggiora un po' come era anni 50, vabbè, apriremo un discorso troppo complicato, però ecco, sono contento di aver trovato, di avervi trovato, di aver letto questo bello speciale, ringrazio ovviamente anche l'amico Andrea Fantucchio, fammelo fare Stefano, con cui appunto siamo in contatto, e Luciano Trapanese. Stefano, qualche altra storia di bella Irpinia che ti viene in mente, appunto come quelle che abbiamo appena citato, storia di creatività irpina che hanno consentito appunto di non solo restare sul territorio, ma anche ecco di creare come dire un indotto sul territorio. Vediamo, oltre quelle raccontate e intervistate, dobbiamo metterci all'opera, perché o meglio magari ecco, chissà che qualcuno non abbia in mente qualcosa nei prossimi giorni, anche perché in Irpinia sono nate, magari sono nate, purtroppo ci sono anche cose che finiscono, però cose geniali, imprese geniali, ma anche attività che poi sono state svolte altrove. E dove si fanno queste cose? Poi arriva The One, lo sappiamo, lo abbiamo visto anche questa sera appunto. E questo speciale poi ci auguriamo insomma che questo deserto poi possa diventare una rigogliosa terra, però purtroppo ci rendiamo conto che si parte da dei dati, però ecco, c'è come dire un prosieguo, ci sarà un prosieguo, Stefano? Su il racconto e la narrazione di queste iniziative e di questi temi, tu dici, Michele? Sì, esatto, in generale, perché poi sono tutte correlate, sia cose negative come appunto gente che va via, racconti di persone magari che lasciano, ma anche gente che tornano, appunto noi ci auguriamo che ogni giorno possiamo raccontare la storia di una persona che torna ogni giorno. Beh, diciamo che noi continuiamo a come giornale a raccontare questo e anche cercare questi progetti e queste iniziative, perché poi alla fine sono la linfa di un territorio ed è anche quello che ci piace raccontare, diciamo a me soprattutto, che
negli ultimi tempi ho raccontato spesso di queste interviste, di queste storie, sì, di questi personaggi, perché diciamo ci sono particolarmente legato ed affezionato. Però probabilmente non si tratta di raccontarle, di trovarle solo, ma anche di incentivarle, favorirle, esatto, sì, di favorirle, sì, con, sì, delle strutture, possono essere pubblico-private o delle associazioni, che come quella che penso farò nascere nelle prossime settimane insieme a degli amici irpini, ecco, vuole dare consulenza e assistenza gratuita in una prima fase a persone, giovani non solo, in Irpini e nel sud Italia poi, che vogliono aprire delle attività e vogliono restare, o delle imprese vogliono restare in Irpini e nel sud Italia. Visto che ci sono molti bandi, molti finanziamenti, esatto, molti, come dire, fondi che però non vengono spesi, perché o non si hanno le capacità per recepire questi fondi, o perché non si hanno le idee, o perché per tutta la serie di motivazioni, anche difficile accedere. E ci sono persone, come per esempio me, ma anche tanti amici, che queste competenze e queste capacità le hanno. Allora noi abbiamo idea di trovare le persone che hanno questo desiderio e vogliono aprire queste imprese a questa idea per restare nella propria terra e metterli in collegamento, aiutarli per chiedere questi finanziamenti e avere questi, come dire, vincere questi bandi, che può essere il fondo europeo, che può essere il fondo statale, regionale, Invitalia, Resto al Sud, Mezzogiorno 4.0, il piano per il Sud, come dire, sono così tanti che davvero l'unica cosa che non manca sono i soldi. Come ha detto il dottor Gerardo Capozza, consigliere per il Sud del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sabato pomeriggio, quando abbiamo fatto un incontro che si intitolava Quale futuro per l'Irpinia centrale a Gesualdo, a Palazzo Pisapia. Poi l'unica cosa che non manca sono dei soldi, perché all'anno ci sono già 44 miliardi di euro da spendere. Si tratta però di saperli spendere, di spenderli bene, perché non è che finanziano così. Quindi ci vuole un'idea dietro, un progetto, un business plan. Ecco, noi vorremmo creare questo progetto e siamo il Sud che rinasce, quindi almeno abbiamo l'idea di chiamarlo così, per dare assistenza a giovani non solo in Irpinia e poi nel resto del Sud Italia per accedere a questi finanziamenti. Poi questa attività, sì, questa associazione si sosterrebbe prendendo una piccola quota di queste imprese, di queste società, una volta che sono state costituite, così per autofinanziarci e anche assumere delle persone per darci una mano, per quindi farlo diventare una struttura organizzata. Affiancata a questa, da Confindustria e dalle associazioni di categoria, può diventare una cosa veramente grossa che poi si può replicare anche in altri territori. Sì. Allora, in quel modo, si prendono i finanziamenti, si prendono le persone che vogliono restare, si combinano, si creano imprese e attività, imposti come i nostri, come Conserva Campania, di cui io sono originario, come Montacuto, di cui invece sei originario tu, e tanti altri, dove non ci sono grandi imprese, non c'è tanto lavoro, perché storicamente è così, l'unico modo per restare è crearselo per se stessi e per gli altri. I finanziamenti ci sono, le risorse ci sono, perché sappiamo che sono tante, si tratta di sfruttarle e di utilizzarle al meglio. E noi diciamo che vogliamo dare, non solo raccontare le iniziative che si fanno, ma anche aiutare a farle creare. Stefano, guarda, hai detto delle cose meravigliose che io non solo sottoscrivo, ma per le quali, insomma, tienici informati, perché cercheremo di rilanciarle, ecco, appunto. Certo. Quindi tutto questo avrà un seguito, ci auguriamo positivo, perché effettivamente poi ci sono miliardi di fondi europei che vengono mandati, sì, indietro. Questo lo dobbiamo dire, perché così mi pare, sì, che due o tre anni fa ne tornarono circa poco meno di 4 miliardi di euro per fondi non utilizzati. Quindi Stefano, noi siamo a completa disposizione per qualunque iniziativa, chiaramente. Grazie mille, vi contatteremo sicuramente, anche perché alla fine il territorio irpino, le aree interne, come dire, siamo pochi, quindi per forza ci dobbiamo dare una mano a vicenda, altrimenti non direi fare niente di grande e di concreto. E allora, amici di Cervalo TV, io ringrazio e saluto ovviamente Stefano Carluccio, che è stato con noi, tutta la redazione di Tupan, un saluto particolare al direttorissimo Luciano Trapanese, all'amico Andrea Fantucchio e vice direttore, e ovviamente tutta la redazione di questo giornale che dà tantissimi spunti. Io vi mostro anche la home page, ci sono tanti approfondimenti, ovviamente ci sono anche notizie di attualità, di strettissima attualità, quindi vi invito anche a leggere, perché veramente soltanto leggendo, diciamolo Stefano, soltanto leggendo e informandosi non si rischia di sbagliare o di incappare in errori, quindi viva il bel giornalismo. Grazie mille, certo, Stefano. Grazie mille a voi e buon lavoro e complimenti. Grazie ancora, ci vediamo presto, un caro saluto. Ciao. Ciao, 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 ciao.
E allora, questa è l'Irpinia che ci piace, questa è l'Irpinia che noi promuoviamo, questa è l'Irpinia che deve essere un volano per il futuro. Non è una frase fatta, non è un modo di dire, è un assolutamente un augurio che noi facciamo alla nostra amata terra. Come l'Irpinia, ovviamente anche i Monti Dauni, ovviamente anche la Puglia, ovviamente anche il Molise, ovviamente anche tutte quelle terre con cui noi siamo gemellati, tutta Italia, che in questo momento sta vivendo un periodo difficile, diciamolo, ma che si rialzerà, perché siamo forti, cioè abbiamo, teniamo la pellaccia. Adesso andiamo io chiedo scusa per il ritardo, vediamo se non mi lincia, un altro esimio collega che sta presentando, allora vediamo un po', che sta presentando il suo libro un po' in tutta Italia, e che è uno di quelli, insomma... Allora, andiamo a vedere... Pronto? Buonasera, Antonio! Eccomi! Antonio Caggiano, in diretta su Cervaro TV, sono Michele. Antonio, buonasera! Ciao Michele, come stai? Ciao, alla grandissima, guarda, è un onore averti in collegamento con noi in questo momento. Oh, piacere mio, davvero. Grazie mille. Noi ci siamo incrociati a Roma per una presentazione e proprio questa sera parliamo di una presentazione. Allora, intanto io ti devo dire che, dunque, Antonio, giornalista Rai, storico giornalista Rai, autore e scrittore, diciamolo subito, per quei pochi che non ti conoscono. E Antonio, tu hai scritto un libro che ha una deliziosissima assonanza con il paese da cui provengo, che è Montacuto. Il tuo libro si chiama, lo diciamo e lo mostriamo, Guarda che Moon Tonight. Fammelo dire. Beh, sì. Gruppo Albatros, il filo, l'editore, e Antonio Emilio Caggiano, l'autore. Antonio, siamo pronti per una presentazione che si svolgerà, mostro anche in questo momento la locandina, che si svolgerà proprio da quelle parti. Tu sei originario di Mirabella, giusto? Sì, sono di Mirabella. Perfetto. Niente, allora venerdì sera siete tutti invitati, naturalmente alle 19 nel centro commerciale Il Carro, davanti nella piazzetta davanti alla libreria Ubic. Si svolgerà questa mia presentazione di questo libro. Sarà una presentazione particolare perché avrò, oltre ad avere il piacere e l'onore di avere Franco Genzale insieme a me per chiacchierare un po', lui davvero storico. Giornalista irpino, ecco, da un giornalista di lungo corso, avremo anche un gruppo musicale che ci accompagnerà, che ha scritto alcune canzoni ispirandosi proprio al libro, e che ci darà una mano nell'emozionarci con la serata. Il gruppo si chiama Engage e proprio nella serata del 28, nella giornata del 28, uscirà il loro primo EP, quindi anche un doppio appuntamento importante, interessante, un EP che si chiama Pelle, il gruppo si chiama Engage. Ecco qui, stiamo vedendoli anche in il sito ufficiale, eccolo qui, engagetheband.com è il sito, e poi li trovate anche come Engage Band su Facebook. Quindi ecco, uniamo la musica e letteratura, due arti che vanno tranquillamente a braccetto, no, caro Antonio? Sì, ma l'arte... è bella in tutte le sue espressioni, poi è interessante vedere anche quando si riescono a intersecare filoni diversi a ispirarsi l'uno con l'altro. Senti Antonio, noi ci siamo visti a Roma in occasione della bellissima presentazione del tuo libro, di cui vediamo qualche immagine, che si è tenuta al Palazzo delle Esposizioni. Palazzo dell'Esposizione, esatto. A Via Nazionale, sì. Esatto. È stata una serata molto interessante, perché a parte tanta bella gente, tanta gente che è venuta così a partecipare a questo appuntamento, ma poi c'era la presenza di Federico Moccia, che è un amico, ma anche
colui che ha scritto la prefazione per il mio libro, e quindi sono molto grato per questo. Quindi davvero una serata molto molto particolare, con tanti nomi, tanti volti noti anche del mondo della TV, nel quale bazzico da un po' di tempo. Qui ti vediamo con gli amici irpini della capitale, i due Michele, sì. Michele Zizza e Michele Melillo, e l'amico Vincenzo Castaldo, che saluto e con cui a salutiamoli, breve salutiamoli, sì. sempre in gamba loro, sempre presenti, sempre pronti, sì, a sostenere nelle iniziative degli irpini, questo va detto a loro merito, assolutamente. Quindi ricapitoliamo ancora una volta la presentazione del libro, di cui, Antonio, noi ti chiediamo proprio al volo, telegraficamente, la sinossi, proprio, raccontaci proprio al volo di che cosa si tratta, mentre vediamo proprio la locandina, sì, dell'evento del 28, di venerdì 28 febbraio. Allora, il titolo è Guarda che Moon Tonight, che è un titolo un po' bizzarro, però racconto una bella storia d'amore. Titolo bizzarro perché in realtà dovrebbe essere scritto Guarda che luna stasera, però magari in inglese, solo che il protagonista ha poca dimestichezza con l'inglese, soprattutto con l'inglese scritto, quindi nel momento in cui c'è la sua massima espressione del romanticismo, sta per dichiararsi alla ragazza di cui si è innamorato a prima vista e che lui pensa sia inglese, scrive questa frase d'amore sul tetto dell'Università di Roma con un gesso su un asfalto nero e scrive Guarda che moon tonight, ma voleva scrivere Guarda che luna stasera. È una frase un po' bizzarra che però colpisce comunque nel segno, la ragazza si innamora, parte questa storia d'amore, però come tutte le storie d'amore non è mai senza ostacoli, senza vicissitudini, senza necessità di prendere una decisione, decisioni che spesso non sono facili e che spesso sorprendono anche, quindi va letto il libro anche per capire che cosa succede e quali decisioni vengono prese. E allora, i nostri amici potranno sicuramente seguire gli amici dell'Irpina, anche del Cervaro, perché poi Mirabella è molto vicina anche dalle nostre parti, certo. Caminarda, Mirabella, insomma siamo lì, e appunto venerdì in questa presentazione. Poi, Antonio, io te lo dico in diretta, quindi sì, ti becco proprio in un momento, poi vorrei fare una bella intervista con te in dialetto per il nostro TG in dialetti, che bello, vedrà interessantissimo. Tra poco meno di un mese, insomma, quindi potremo parlare proprio col protagonista del libro, che appunto scrive in un inglese dialettale quasi. Eh sì, quasi, quasi dialettale, sì, ma sarà un'esperienza molto molto interessante, anche perché non so quanti siano in grado davvero di parlare di qualsiasi argomento nel nostro dialetto. Vero. Vero, anzi è ancora più difficile farlo da serie, o meglio farlo, sì, in maniera impostata, perché farlo al bar è facile, ma poi non sai quanti amici, anche montagutesi, a cui ho chiesto di leggere una notizia in dialetto, poi si sono bloccati perché poi diventava complesso, quindi ci proviamo, dai, sarà un esperimento simpatico, vedremo un po'. Sì, ma molto molto volentieri, davvero. E allora io voglio ringraziare e salutare Antonio Caggiano, giornalista Rai, autore e scrittore del romanzo Guarda che Moon Tonight, che sarà presentato appunto a Mirabella, alla UBIC di Mirabella e Clano, centro commerciale Il Carro, 28 febbraio, ore 19. Grazie mille, Antonio! Grazie a te, vi aspetto tutti, aspetto anche te. Senti, ma me lo fai proprio per chiudere proprio un saluto in eclanese? L'eclanese ha anche una terminologia forse un po' particolare, per esempio invece di quello si dice Chiro. Chiro. Non so se invece... Sì, sì. Ecco, quindi vi saluto tutti, vai, state per buone, venite a trovare e ci divertiamo tutti assieme. E allora, grazie mille Antonio Caggiano per essere stato con noi, grazie Antonio. Grazie a te, grazie a te, saluto. Grazie a tutti, ciao, a ciao. Presto. E dunque, 28 febbraio, centro commerciale Il Carro per la presentazione di Guarda che Moon Tonight. Adesso io provo a fare un collegamento con l'amico Maurizio Menga. Non so se riusciamo a beccarlo.
Vediamo un po'. Io ci provo. Non so se c'è. Vediamo un po'. Ah, giusto per un saluto montacutese. Poi ce ne andiamo a Berlino e poi di nuovo Milano per chiudere. Vediamo un po' se Maurizio non mi manda a quel paese in diretta. Quindi potrò dire di essere stato mandato a quel paese in diretta video. Chissà, sono 23:16, rigorosissima diretta, lunedì 24 febbraio. Non ci eravamo sentiti prima, quindi magari... Ecco, allora, gli scriverò un messaggio adesso chiedendogli scusa per averlo disturbato, ma provando, fatemi vedere se ci sono dei saluti da fare. Sicuramente ci saranno dei saluti. Maria Carrescia che dice bravo Stefano, a Stefano Carluccio. Luisella Guberti, Miriam Garofalo, Antonietta De Bonis, Franco Fino e Antonio De Blasio. Chiedo scusa per la tosse, scusatemi. Anna Bruno, ciao Anna, un bacione. Dunque, Brunella Schiavone, Teodoro De Cotis, Marica Cardinale, Roberto Bobbi Pagani, Francesca Carchia, Paola Pascucci, Giovanni De Michele, Angela Campanaro e Matteo Pagliaro in collegamento. Molto 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 bene. Allora io devo chiedere a saluto ancora una volta Stefano Carluccio. Concetta mi dice, ecco, Concetta D'Urso mi scrive che venerdì 28 febbraio presso l'auditorium di Ariano Irpino si terrà l'incontro per parlare di industria italiana autobus, sviluppo aree interne e lotta alla desertificazione, in cui prenderanno parte il ministro degli esteri Di Maio, il ministro dello sviluppo economico Patuanelli e il sottosegretario all'interno Carlo Sibilia. Noi ovviamente rilanciamo la notizia. Vediamo se Maurizio Menga, vediamo un po', ciao Mauri, sono Michele Pilla in rigorosissima diretta video su montaguto.com. Allora, andiamo, ecco, proviamo a fare invece il collegamento con Berlino, proviamo a salutare l'amico Gianni Panzetta, amico di tantissimi montagutesi, proviamo a vedere se Gianni c'è. Ha detto sentiamoci ma con calma, perché giustamente non è che stanno tutto quanto a perdere il tempo come a noi qua. Fatemelo dire in rigoroso dialetto, vediamo un po'. Gianni Panzetta, se riusciamo a beccarlo. Gianni? No, è ancora in fase di squillo. Ancora Casone. 23:20. No, è ancora in fase di squillaggio. Allora, mi collegherò a breve con Milano, ma prima però volevo mostrarvi una cosa veloce. La foto della nostra futura redazione. Vediamo se la riesco a ritrovare tra le tante foto che ho qui in... Ecco qui. Allora, questa è la redazione del nostro TG in dialetti. Si chiama proprio così, TG in dialetti, ecco, ve la faccio vedere, bella pulita pulita, TG in dialetti, ecco, questo è il collegamento che poi faremo con la redazione di Montagano, che è il paesino del Molise. Allora, il TG in dialetti è il primo TG, sarà il primo TG al mondo, interregionale e internazionale, che darà notizie da paesi anche eterogenei tra loro, siamo Campania, Irpinia e Campania, scusatemi, Campania, Puglia e Molise per il momento, Montacuto, Orsara, Santa Agata di Puglia, Deliceto, Greci, Montagano per l'appunto, e poi Ariano Irpino, e poi ci saranno New York, Toronto e Buenos Aires. A breve si aggiungeranno altri paesi di respiro internazionale. A New York c'è l'amica Stefani Longo, che è nata a Scranton, Pennsylvania, vive a New York, ma è originaria di Guardia dei Lombardi. Non è nata in Irpina, ma è irpina a tutti gli effetti. Si sente irpina, e anzi vi mostro anche qualche bella immagine con Stefani, che abbiamo scattato lo scorso autunno in quel di Boston. Ecco qui Stefani Longo, ve la faccio vedere al volo, e con Stefani ci sarà una bella collaborazione parlando di ecco, non ce l'ho, no, forse ce l'ho la foto, parlando di Guardia dei Lombardi. Lei leggerà una notizia in inglese
parlando appunto di Guardia dei Lombardi. La troverò la foto, eccola qui, ve la mostro. Lei è Stefani Longo, autrice del blog Irpinia Stories e di Italians of Lackawanna County. E questo invece è il suo sito. Allora, Irpinia Stories è un meraviglioso blog che racconta l'Irpinia in inglese. E quindi noi avremo Stefani Longo come collaboratrice. Leggerà una o due notizie in inglese. Ecco qui, ci sono anch'io. Irpinia launches in Montaguto con la maglietta, fiera maglietta di IAM Books, libreria italiana, italo-americana a Boston. E Stefani di fatto sarà la nostra anchorman di New York, quindi avremo anche New York parlando di Guardia dei Lombardi. Poi avremo Buenos Aires parlando di Grotta Minarda con l'amico Leo Saliani, che ha origini di Grotta Minarda, e poi avremo Toronto col mitico Minguccio Lucore, e poi con Michela Di Marco che ci darà un supporto per la parte salernitana. Ovviamente tutto in progress, ma sarà una cosa, la prima al mondo di questo genere, quindi cercheremo di rompere un po' non solo le scatole ma anche un po' le barriere della comunicazione. Dunque adesso ce ne andiamo a Milano, però, perché giustamente io ho il mio amico Aurelio, vediamo se lo trovo, che devo sentire, vediamo se lo trovo. Aurelio, eccolo qui, vediamo intanto se è collegato. Forse no, forse mi ha sabotato. Forse mi avete sabotato un po' tutti, vabbè, ma non è un problema. Io voglio leggere anche un po' di notizie di attualità. No, Aurelio non c'è. Ora gli chiedo se è online, l'amico Massimo. Voglio, sei online. L'ho fatto un po' tardi, ma è il momento giusto per leggervi due notizie. Allora, intanto da montaguto.com leggiamo... Questa dobbiamo leggere, la notizia, l'abbiamo data poc'anzi, in realtà quella del coronavirus, notizia dal comune di Montaguto. Poi abbiamo il numero di emergenza, poi abbiamo la notizia della dipartita della carissima Barbara Bruno, che era moglie di Luigi Bruno, Gino Bruno, che si era trasferito in Inghilterra, e lei era appunto Barbara Bruno, che è venuta a mancare lo scorso 21 febbraio, tre giorni fa. Faremo sapere anche la data delle esequie in quel di Birmingham. E veramente tantissime condoglianze alla famiglia, un abbraccio fortissimo agli amici Teresa Bruno e Oreste Bruno che stanno a Prato. Veramente ragazzi, vi abbraccio con tutto il cuore. E anche Antonella Basto mandava un bacio, lei e Dani, a zia Barbara. Io vi abbraccio veramente con tutto il cuore. Ancora notizie di attualità. Approvato il progetto definitivo della Irpinia Orsara, la nuova stazione, la nuova linea ferroviaria, come riporta il quotidiano Nuova Irpinia. Nel 2026 si smantella la ferrovia attuale del Cervaro. Poi domenica, ovvero ieri, si è tenuta la magia delle bande musicali a Bovino, poi si farà una tappa a Candela, Monteleone e Orsara nel corso di questi mesi. Una bella foto di Corso Umberto con la neve con l'amico Tonino D'Urso. Poi c'è stato un botta e risposta tra Maraia e Della Marra. Maraia, il deputato, l'onorevole Maraia, generoso Maraia di Ariano Irpino, e il sindaco di Savignano Fabio Della Marra in merito al biodigestore. Su montaguto.com leggerete poi le notizie date da 8 pagine, io ve le mostro al volo, almeno i titoli. Il gestore Maraia ha confermato i miei dubbi, diceva il deputato 5 Stelle di Ariano il 20 febbraio, risposta il 21 del sindaco di Savignano Della Marra, venga qui per portare posti di lavoro. Ovviamente la querela entra nel vivo. Questa è Montaguto con la neve a Corso Umberto, grazie al mitico Tonino D'Urso, 1954, questa bella foto. E poi ancora avevamo parlato delle case a un euro, la magia di Montaguto anni 40 e 50. Avevamo poi una bella intervista al sindaco e al consigliere di Ingria, paese che 46 abitanti rappresenterà l'Europa, o meglio l'Italia, in Canada per il concorso, dopo il concorso Comuni Fioriti. E poi ancora il comune di Monteleone entra nell'ANPR, Anagrafe Nazionale Popolazione Residente. Una bellissima notizia invece ci giunge, un'altra bellissima notizia ci giunge da Teggiano, dove si porta il dialetto a scuola e noi proveremo a come dire, a portarli anche alla nostra parte. E poi ancora tantissimi auguri di cuore ad Annina Garofalo, che ha compiuto ben 89 anni il 20 febbraio scorso. Tanti auguri e ovviamente un bacio a Maria Carrescia che ci ha fornito la notizia. Ciao Mary. E mi chiama Gianni Panzetta, ce ne andiamo un attimo amici di Montaguto a Berlino.
Dunque, datemi il tempo, datemi la possibilità di rispondere. Grandissimo Gianni, buonasera. Ma Oh, scusami, non sì. l'avevo sentito. Tranquillo, siamo in diretta su Cervaro TV, come stai? Bene, Tutto a posto? Gianni bene. Ah. Panzetta da Berlino, con amore. Com'è? Un saluto a tutti i miei cari amici greci, Villanova, Ariano, Zungo, di Monteleone, Montacuto, Chi non ti l'ultimo. conosce a te, Gianni? Chi Anche non ti conosce? qui. Ah. Chi è che non ti conosce? Senti, tutto a posto? Sì, tutto a posto. Si lavora, Che no? mi dici di bello? Eh? Bah, siamo La in cosa diretta. devo alla telefonata? Siamo in diretta video su Cervaro TV, stiamo raccontando un po', come dire, stiamo raccontando un po' l'Irpini, abbiamo fatto una bella chiacchierata con un po' di amici e adesso siamo nella bella Berlino. Fredda Berlino in questo periodo? No, è strano, siamo sui almeno 12-13 gradi rispetto alla norma, Ah, cioè beh. siamo adesso su 7-8 gradi, piove, ma normalmente in tempi passati, 20 anni fa, si è arrivati anche a meno 20 in questo periodo. Beh, E infatti tengo un problema, io che faccio il capicollo e non ho la temperatura adatta per farlo. devi venire qua, no? Eh sì, la devo fare a Trevico, la casa di Trevico. E mo vengo e la faccio. Ho ancora tempo per farlo, probabilmente metto nella grotta a Trevico, sì. Dai, Qua allora, l'ho fatto l'anno scorso. e noi Dimmi. ti aspettiamo, Gianni, che so che tra un po' ci vedremo, tra qualche giorno, insomma, non diciamo, però ci vediamo proprio dal vivo, sono proprio contento, direi, rincontrarti, perché ci siamo visti lo scorso mese Con d'agosto. piacere. Con piacere, sì, poi ad agosto ci vedremo un po' Esatto. più stabilmente. Allora, Gianni, tu sei a Berlino, ristorantino locanda. Diciamolo. Sì, è un buchetto, cioè voglio dire, alla fine sono 18 persone entrano, sto vicino a un famoso teatro Sì. e quindi racconto l'Irpinia. Faccio cucina irpina e Sì. racconto l'Irpinia. Fai mangiare un po' ai crucchi le cose buone delle nostre terre. Il ragù nostro, la pasta spesso la faccio anch'io, la pasta di cicatelli, la pasta a mano, i cavaiuoli. Poi periodo, poi c'è il peperone sott'aceto, i capicol, come si chiama, i caciocavalli. Gianni, tu c'è un caciocavallo che tu hai nominato il Santo Graal. Ah, sì, esatto, ce l'ho ancora una metà, perché lo distribuisco anche come la reliquia. Fantastico, mi stai mettendo appetito con questi piatti che vedo poi sulla pagina Facebook, appunto Ristorantino Locanda. Mi stai proprio facendo venire fame, mannaggia a te. Però tutte cose buone, tutte cose belle. E ti verrò a trovare presto, però, da quelle parti, Gianni, te lo promisi e manterrò. In realtà è un luogo di pellegrinaggio. Tra Napoli e Irpinia vengono moltissime persone. Sono un riferimento in qualche modo e credo forse anche l'unico dichiarato ristorante, lo chiamo Irpino Napoletano perché mi porto dietro anche la tradizione napoletana. Però la mia cucina viaggia sulla via Julia, sul tracciato grosso modo del tratturo pesca acero ricandiere, quindi raccolgo quelle informazioni di cucina depositata nelle comunità di questo passaggio antico, insomma. Insomma, sei un maestro in questo. C'è tanta gente, insomma, che veramente ti vuole bene. Molti montacutesi anche che ti saluteranno, magari che non stanno guardando in diretta, ma poi ti saluteranno in differita e ti chiameranno, sicuro. E bene, Poi guarda bene, bene. Sì. Zullo, Ercole Santarelli, c'è cioè quella cucina che ancora viaggia lungo il tratturo e di cui ci sono una serie di personaggi che oggi lavorano. Aspetta, Ercole? Ercole Santarella a Candela, Che sta a Candela, sì, ne parlammo, sì, ricordo, sì. e Pepe Zullo sono dei riferimenti, voglio dire.
uno di partenza, un altro di arrivo, lungo un tragitto che spesso facciamo a piedi con amici e spesso lo facciamo anche con amici che ci vengono a trovare mentre camminiamo e pranziamo lungo la via, panini, caciocavalli, vini, insomma. Insomma. Anzi, qualche volta potremmo fare una cosa del genere. Riunire un po' di gente, cioè anche tramite la radio, e fare un incontro dove teniamo dei punti di partenza. Ecco, un altro punto di partenza è quella, accidente, non mi ricordo come si chiama, una masseria, una vecchia masseria del 700, fine 700, inizio 800, che sta a Casalbore. Ah, ok. Mamma mia. Il nome non mi viene manco a me, però, però ce lo ricorderemo e ci andremo, ci faremo un salto, assolutamente. Mi state a organizzare delle cose lungo quella via e mi sento disponibile. E parliamo di territorio. Esatto. Di paesaggi. Vero, vero. Paesaggi. Bene, Gianni. Quindi non vi ho dimenticato, io sono, siete nel mio cuore. Il mio paesaggio immaginario è... E la difesa grande e anche il formicoso. Bene, 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 dai, faremo uno scoop quando vieni da queste parti. Senti, ma tu il dialetto te lo ricordi ancora, no? No, qualche parola, perché in realtà mia madre è di Zungoli. Vabbè, io sono nato a Villanova, tengo poi il mio nonno stavano a Monteleone, quindi te tengo una confusione in testa. È un melting pot di dialetti, ci piace, però dai, bene, dai, poi no, perché voglio coinvolgere anche te poi in questo progetto che vedrà la luce a breve, ne parleremo poi a tempo debito. Va bene, Gianni, io un caro abbraccio a tutti, ci vediamo presto da queste parti, no? Va bene, sì, sarò a marzo, primi di marzo sarò oggi, fammi va sapere bene. Un bacione forte. Vabbè, un abbraccio a tutti. Ciao. Ciao, 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 Gianni. Ciao, 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 ciao. Allora, ancora una volta un altro, come dire, colpaccio. Gianni Panzetta, lo conoscete in tanti. E sono contento perché è un amico, prima di tutto, prima di essere un masto, è un amico. Saluto Maria Carescia che va a dormire. Devo salutare però anche l'amico Davide Iannuzzo, Angela Campanaro che ci scrive. Davide, keep in touch perché, insomma... faremo rete a breve. Silvana Macchia saluta tutti Montacutesi del mondo e Guilherme Gavazzoni saluta Pino Meola da Curitiba, Brasile. Siamo veramente international stasera, ragazzi. Minguccio mi scriveva che dalla Giamaica, mi ha scritto proprio il paese, fatemelo guardare perché ovviamente non sono riuscito prima, nord-est della Giamaica, sotto l'isola di Cuba, tempo coperto con pioggia e assai rum, ghiaccio in bicchiere, 26 gradi, molto molto bene. Ragazzi, questa puntata di Cervaro Live TV, che ha sostituito Iamo Montacuto, l'avete capito, così da essere un po' più squadra, un po' tutti insieme, è veramente tutto. Io vi voglio ricordare che ci rivedremo qui lunedì prossimo, sempre 21.30, sempre in rigorosissima diretta, sempre con tante storie dall'Irpinia, ma non solo. Annunceremo presto la nascita di questo TG in dialetti, anzi se volete scrivermi redazione@montacuto.com o redazione@cervarotv.it, perché appunto stiamo raccogliendo notizie video in dialetto, quindi se volete partecipare basta mi mandate una notizia video in dialetto fatta ovviamente bene e mettiamo su questa cosa che farà veramente scalpore, fidatevi di zio Michi, stavo per dire zio Michele, ma non è un personaggio molto 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 positivo, vabbè. 24 febbraio, 23 e 35 minuti primi. Io ringrazio a uno tutti voi che avete fatto questa puntata con noi. Ringrazio Maurizio Berti di Case a un Euro, fondatore del sito Case a un Euro, Maria Staffieri, regista teatrale oltre che amica, il prof preside Franco Di Cecilia dell'Istituto Comprensivo Pascoli di Frigento, Sturno, Villa Maina e Gesualdo, Barbara Ciarcia, direttrice di XD Magazine, Pino Meola, il mitico Pino Meola da Milano, Lea Girardi, già conduttrice e redattrice del TG Montidauni da Biccari, Stefano Carlucci
Ciuccio, redattore di The One, con cui abbiamo presentato il bellissimo reportage sullo spopolamento irpino, l'immenso giornalista Rai Antonio Gaggiano, autore di Guarda che Moon Tonight, 28 febbraio, ore 19 al Carro di Mirabella, la Ubic, e poi l'amico Gianni Panzetta da Berlino, ristorantino Locanda. Abbiamo detto tutto, credo. Vediamo un po' se c'è qualcuno che mi saluta. Silvana dice: dimmi se la frana si muove ancora. Saluto anche Lucia Gliatta. Allora, la frana attualmente non si muove, o meglio, se si muove, si muove di millimetrissimi, roba poca, poca roba, ma ovviamente c'è da stare attenti, c'è da monitorare la situazione. Noi romperemo le scatole, carissima Silvana. Io vi saluto alle 23.36, vi ringrazio, siete stati numerosissimi anche questa sera, è veramente molto bello essere qui con voi. CervaroTV.it, la web tv della Valle del Cervaro, montacuto.com, il primo sito Glocal in Italia, il primo giornale online sicuramente Glocal in Italia, e a breve, e ve lo mostro ancora, TG India Letti, cura di Cervaro TV, che racconterà la... l'Italia, perché andremo un po' alla scoperta dei dialetti di tutte le regioni, sottotitolato ovviamente, avremo anche l'Arbresh di Greci, quindi sarà una cosa veramente spaziale. E ci vediamo lunedì prossimo, lunedì 2 marzo, fatemi vedere se è corretto, lunedì 2 marzo, esatto, ho detto bene, 2020, sempre su cervarotv.it e montavuto.com. Guardate che bello questo. A cura della mia carissima amica Maria Giovanna Dentato. Io amo Montacuto. Un disegno sul legno con penna a punta fine, e questa è la fontana nuova. Vi piacerebbe averlo? Non si può, però forse a breve torneremo a fare le magliette Io amo Montacuto. Stay connected, stay tuned con noi. Da parte mia è veramente tutto, ci vediamo settimana prossima, sempre qui, sempre su Cervaro TV. Ciao a tutti da Michele Pilla e buonanotte, grazie ancora.